Eccomi qua, è permesso. La Maddalena, buongiorno. Come avete detto, scusa? Buongiorno. Ah, ecco, quel suono cinese significava buongiorno. E allora? Dunque, 9 sandwich. Ecco qua. Un pollastro in galantina, intero. Maddalena, sono io il tuo pollastro, Maddalena. Che sbagliato animale. Tosino buono. Oh, a tocchine. Ti sei fatto male? Vai dall'infermiera al terzo piano, tu guarisci, metti il balsamo miracoloso. E perché fai la scorbutica, ne? Allo? 7 tartine di caviale. Va bene. 10 marron glacé e una bottiglia di vischio. Ha detto Liborio che ne vuole 5.000 lire. Ehi, e chi il tuo marito è pazzo? In caso riesca a pigliare 3.000 lire, Liborio deve ringraziare a Dio con la faccia per terra per trovare 5.000 lire. Fate presto e cercate di portarci quanti più soldi è possibile. State tranquillo, la Maddalena, se io vedo che i soldi mi pesano nella sacca, mi faccio fare uno shake. Mi state facendo schiattare dalle risate. Anna Maddalena, i miei rispetti. Datemi bene. Datemi bene. Mamma mia, ma cominciamo con sta canzone. Ferma sto grammofono. La veranda, la porta è aperta. Il giornale adesso arriva. L'impiegata hanno avuto l'aumento del trattenuto. Ho andato lei a voi. E come lo faccio i 3 giornali? Su pa' signora Caterina, me l'ha ordinato ieri sera. Oh, il giornale, il sindaco ha regalato una fontana ai sinistrati. Giornali! Caterina! A te, ferma sto grammofono. Caterina! Caterina, sono arrivati al giornale. Vengo subito. Mamma, ma papà non si è svegliato ancora. Che ne faccio? E stamattina non deve andare a lavorare. E faccio la domanda a lui. A me non me ne importa più. Papà lo sa piglia colori, ovè. Ma voi lo dovete scusare. Quello è fatto a modo suo. È un poeta. Dove stanno i giornali? Sopra la tavola. Ah, eccoli qua. Cicateri, buongiorno. Buongiorno, Fiorella. Com'è andato lo spettacolo ieri sera? È piaciuto? Ah, è stato un vero trionfo, sai. C'era un pubblico elegantissimo e poi attentissimo. Oh, che applausi. Eh sì, che il pubblico delle prime è un po' duretto. Cicateri, sei andata da Filippo ieri sera dopo lo spettacolo? Non ci ho pensato proprio, sai. Ma intanto qualcuno ci deve andare. Se ha bisogno di qualche cosa. Sono 5 notti e 5 giorni che ballo una continuazione. Quando quello è così cretino che si mette a fare la maratona di danza. Peggio per lui, peggio. Se lo viene a sapere papà sa come fa rabbia. Se lo viene a sapere papà è meglio che sta zitto. E ringrazia il Dio che il figlio cerca di guadagnare qualche cosa di soldi. Nenè, sentite che cosa dice Luigi Fantoni, che è un critico severissimo. E poi sentite che cosa ha scritto, senti. Un lavoro profondamente umano, in cui l'allucinante interiorità dei personaggi crea un'atmosfera che prende il pubblico fin dalle prime battute. Deve essere bella assai. Cicateri, mi fate venire a vedere questa commedia qualche volta? Sì, bella, sì. Come no? E ci manca solamente teatro. Tanto ci stai poco con la testa fra le nuvole. Ma perché? Che faccio di male? Scusate. Niente, figlia mia. Solo per dovresti sapere che seppure uno fa suonare un disco con una bella musica, la situazione non cambia, non è. Hai capito? Tanto sempre in una casa sopra i tetti stai. Perciò è inutile che sto ogni occhio aperto e aspetto che arrivi il principe a tutto. Hai capito, eh? Bella, fambre. Papà dice che è bello aspettare. Dice che l'attesa è come l'oasi nel deserto della vita. Ha parlato Benedetti in croce. Già. Questa è la casa della gente illustre. Qua tutti quanti aspettano qualche cosa. Tuo padre aspetta che il mondo si accorge che lui è un grande uomo. E intanto dorma. Tuo fratello aspetta che aboliscono i confini. E intanto balla. Tu aspetta il principe azzurro e intanto suona. E voi?
E io aspetto ancora un poco e poi lascio tutto quanto e me ne vado. Va, bravo, va. Può essere che è un vaggio che ti porti un messaggio d'amore. Ho portato la carta igienica. Oh, bravo, bravo, ma c'è metti qua sopra, metti, eh? Queste sono due dozzine. Ma basta una settimana, eh? No, io credo di sì, sì, sì. Ah, aspetta, ma c'è. Quello lo spettacolo ha avuto molto successo. Sai che cosa vuoi fare? Beh, portano un'altra dozzina, va. No, va bene, signore. Oh, ma vado a fare prima gli altri servizi e poi ritorno. Va bene, va bene. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno, la Maddalena. Buongiorno. Ma proprio qua te la dovevi far portare. Non te la potevano portare ai gabinetti del teatro. No, a verità non mi fido troppo. Là sparisce sempre qualche rotolo. E sì, chi lo guadagni già assai, e qua figurati. Ma mi dimenticavo. Stamattina è il turno mio per le pulizie al teatro. Speriamo che non ho fatto tardi. Fiore, ragazzi, vedi che ore sono, per piacere. Sì. Subito. Non te muovere che è inutile. La sveglia è andata in villeggiatura. Ce l'ha portata tuo fratello ieri. Sta venendo da sveglia? Mm. Ah, è che bella cosa. Adesso non possiamo vedere nemmeno che ore sono. E io più credere che ci rimanga in questa casa. Io che potrei fare veramente una signora, perché sono l'unica che ha una posizione. Ha parlato la contessa, tu mi stufi. Ma intanto ricordatevi che se voi vi sedete a tavola ogni giorno, lo dovete a me. Alla contessa tu mi stufi. Sì. Buongiorno, donne. Ho dischiuso le palpebre. E saluto ma Bibbia. Ah, cominciato bene. Abbiamo cominciato la giornata con le volgarità. Senti, Maddalena, tu sei essenzialmente una donna selvaggia e primitiva, e guai a cercare di raffinarti. Perderesti buona parte della tua personalità. Perciò è meglio che adessi come sei, oi? Crisci, pascia. Però molto spesso la tua primordialità fa pugni con l'epoca attuale. E mi spiego subito. Quando io poco fa, per fare una cosa graziosa, ho detto «Donne, ho dischiuso le palpebre», tu mai risposto a saluto ma figlia. Non si usa più, cara Maddalena. È una forma antiquata e prettamente locale. Per cui, usciti dalla cinta daziaria della Campania, nessuno la capisce. E tu ti perdi in effetto. È chiaro? Hai finito? Sì, è finito. Papà, buongiorno. Buongiorno, Fiorella, papà, buongiorno. Cara Fiorella. Fiore delicato di serra sbocciato in questa indegna dimora. Povera figlia mia, tu sei cresciuta in mezzo ai papagni qua, oi. Ma come va la pittura? La pittura? Bene. Ieri ho colorato 400 cartoline. Pari a? 800 lire. Io capito. Fiorella ha guadagnato 800 lire. Brava, papà, mettile da parte che queste sono capace di tutto, sai? Non c'è bisogno perché non le ho avute ancora. No? No. Peccato. Stamattina mi occorrevano 500 lire. Ah, non fa niente. Filippo? Filippo, il mio degno figliolo, dove sta? È andato a ballare. A ballare? A quest'ora? Sì, sta facendo una maratona di danza. Sono 5 giorni e 5 notti che balla. 5 giorni e 5 notti che balla, una continuazione. Mm-hmm. Con quei piedi. Ma sentito, queste sono cose da pazzi. Che amara disillusione. A dire che io sognavo di farne un grande avvocato di quel figlio. Ma come lo faceva l'avvocato se dopo la terza elementare lo mettesti a vendere la segatura? È perciò che ho detto sognare. Sogna. Antipatico. Non capisce mai di mai, come si fa mai. Che dicono i giornali della prima di ieri sera? Ah, è stato un vero successone, sai? Vittorio Gassman ha incantato a tutti quanti. Ah, cominciamo con su fatti e caci, ma ne avrei a dosi arrivato. No, proprio così invece, sì, sai? Sì, sì. Perché quando stavi in scena lui, da me non è venuto nessuno. Che significa? Vuol dire che in quel momento le signore che stavano in teatro non avevano bisogno della tua opera. Certo, sì. Questo spaghetti, questo. No, è carta igienica. Levala. E due a me. Insomma, io già fa colazione, già sta questa roba a tavola. Allora, per quando ce lo vamo, sti vizi?
ha incantato. Casimanna ha incantato, incantato. E come fanno presto a incantare questo attore di teatro? Togliti dalle tavole del palcoscenico, mettili di fronte alla realtà ad un mercatino rionale e vedrai come si perdono, si smarriscono. Mi vado a vestire, non ti voglio rispondere, capisci? Mi vado a vestire. Sì, perché tu parli di Gasman, ma perché tu sei la pietra di parlare di Gasman, tu! Ma va là, fammi piacere, mi dico, me lo vado a giù. Ha parlato Matilde Serao. Bene, bene. Madalena, e che ci mettiamo nel latte? Confetti. Confetti, per sostituire lo zucchero, indubbiamente va benissimo. Ma io dico per masticare cosa ci mettiamo. La mandorla dei confetti, questo ci sta. Come questo ci sta? Io ieri ho portato quasi 3 chili di roba, che è finito tutto. Ce l'ho data a Vincenzo. Ti aspetto che mi porti i soldi, se no non posso andare a fare la spesa. E non ci potevo dare i confetti, e te tenivo qualche rustico per me per farmi fare colazione. I confetti non li vuole nessuno più. E beh, li devo mangiare io. Io ho bisogno di vitamini, ho bisogno di calorie, ho già faticato. Mangia, mangia. E che avessi mai dice da noi che è un secolo che mangiamo cioccolatine, bignè, marron glacé e caviale. Hai te guglio guglio e fierre casette. Nel sacrificio si tempra la famiglia, ricordalo. La sciutinata sentenza di Giosuè Carduccio. Carduccio, Carduccio, ignorante, si dice Carduccio. Intanto tu fai il poeta. E qua se non fosse per Vincenzo che ci va a vendere la merce, noi non vedremo mai una linga. Senti, ma adesso fatta di Vincenzo mi sta cominciando a scocciare un po' prima, hai capito? E ti proibisco di fare questi accostamenti irriverenti nei miei riguardi. Ogni tanto Vincenzo sopra, Vincenzo sotto. Agite che è arrivato un ministro degli interni in casa mia. E mo' d'avviso una cosa, quel signore in casa mia lo voglio vedere il meno possibile, è chiaro? È la distanza, io pago per mandarmi a piazzare la roba. Permesso? Buongiorno, signora Maddalena. Anche tu, Anna Carmela, buongiorno, che volevi? Vorrei rivolgere una domanda al vostro marito. Sta mangiando. Sta mangiando? Si sta illudendo di mangiare. Che volete, Anna Carmela? Scusate tanto, Don Libò. Se 6 galline fanno 5 uova alla settimana, e una di queste muore dopo 27 settimane. Quante uova si raccolgono in un anno? Scusate, abbiate pazienza, stavano poco distratti, non stavo mangiando, non ho afferrato bene. Volete ripetere? Sì. Se 6 galline fanno 5 uova alla settimana, e una di queste muore dopo 27 settimane, quante uova si raccolgono in un anno? È semplicissimo, no? Le uova di tutte le galline, tranne le uova della gallina che è morta. Voi scherzate sempre, non po'. Scherzi, ma che scherzi? Ma che state impiantando un piccolo allevamento? Ma qual allevamento? Posso uscire? Quello è il problema aritmetico che deve fare mio fratello Giacomino. Ah, nonna Carmela, voglio bene. Io tengo una fame che non mi vedo, per parlarmi di problema. Olibò, per piacere, ce l'ho fatto questo problema, Ma vediamo, sapete che volete fare? Mettete il quaderno qua e andatemi a prendere un uovo. Ma perché? L'uovo vi serve per risolvere il problema d'aritmetico? No, mi serve per risolvere il problema della colazione. È un modesto omaggio alla scienza. Vabbè, adesso ve lo vado a prendere. Bravo, portatemi l'uovo, che sennò il problema se lo fa Giacomino, se lo fa. Ma che belle figure che vai facendo, ma non te ne metti a scuola. Non ce lo potevi fare per 30 anni. Stai zitta, tu stai zitta. Classico ragionamento di chi non sa apprezzare il patrimonio intellettuale dell'uomo nel suo giusto valore. Meschina, gretta, guitta. Secondo te solamente i beni materiali hanno un valore, è vero, perché è roba che si mangi, perché vieni da bozzolo. Non ti sbagli, cara Maddalena, io sono un padre di famiglia e ho il dovere di non sperperare così il mio patrimonio. Ma qual patrimonio? A dove sta il tuo patrimonio? No, mamma, voi non avete capito. Papà stava parlando di un altro patrimonio. E che da capire? Che cosa deve capire? Questo non capirà mai niente. Guarda, noi potremo stare 40 anni assieme a te, che tu non mi capirai mai. E non è colpa tua, capisci? C'è troppa differenza di classe tra me e te. Io sono quel signore che sono, tu sei quella che sei, e come lo capi? L'uovo per me è un simbolo, hai capito? Per me si vede, non si vede, la stessa cosa. È fresco? Olibò, ma io voglio sapere, se 6 galline fanno 5 uova alla settimana, e una di queste muore dopo 27 settimane. Vediamo prima che uovo fanno queste galline. Se no è inutile che parliamo, parla baffa. Capace che anch'io fanno l'uova fragili, galline, e io... Mamma, è che la peste bubbonica.
Onna Carmela mia, se le galline del problema fanno tutto quanto le uova fragili come queste, è meglio che uno butta le galline e che non viene mai a sapere che, quante uova fanno. E perché ti arrabbi? Gesù, quella ha spruzzato una colera, là. Tu hai detto che era un simbolo? Fai conto che ti sei mangiato una frittata simbolica. Avete sentito? Ha detto la cosa spiritosa. Ha fatto lo spirito mattutino per farmi ridere, Maddalena. E io rido. Rido con la coscetta alzata, va. Ma so così pazza. È meglio che me ne vado, vado a lavorare, è meglio che me ne vado. Vale, è il problema. Nonna Carmela, lo fate fare da chi ha mangiato. Io non mi distingo, a calla, orito, non vi vedo. Nonna Carmela, date il quaderno a me. Ah, grazie, Fiorella. Per cortesia, Laura, non me la dice nessuno, Laura. No, mi dispiace. Io credo che nemmeno la scienza ci può fare niente. Neanche Guglielmo Marconi, se non teneva l'orologio, non poteva sapere che ora era. Giustissimo. Ah, stavolta l'ha ingovidato, Lo sai cosa dice il filosofo? No. Ignora il tempo e sarai sempre giovane. Donne, io mi vado a vestire. E saluto, Mafi. Contieniti, maiassa. È meglio che mi sto zitto. Ecco qua. Questa è la soluzione del problema e grazie per l'uovo. Grazie a voi. Buongiorno, donna Maddalena. Buongiorno. Senti, qua mi sembra che stiamo recitando la commedia di ieri sera. Perché? Perché? Al secondo atto la contessina Susanna sta per scappare di casa con Maurizio. Datosi che sono fidanzati e i genitori non vogliono questo matrimonio perché dice che lui che so che cosa aveva fatto da ragazzo. Insomma, non mi ricordo bene, ecco, perché proprio in quel momento è arrivata una signora di corsa e mi sono dovuta allontanare dalla sala. Dunque, questa contessina non se ne può scappare perché all'ultimo momento non trova più i gioielli. E a me è successo tale e quale. Sì, si sono rubato un cofanetto che è gioiello. E se tenevo cofanetti stava ancora qua. Mi sono sparite le scarpe, quelle nuove. Sapete chi se le prese? Ce lo devi domandare a tuo fratello. Ah, bravo, ma perché adesso li voglio si mette le scarpe da donna, sì. Le se le prese Filippo per andare a ballare. E lui si è messo le mie? No, ma ce l'ha data la moglie di Don Salvatore e quello ce n'ha dato un paio del marito. Questo sono cose del nostro mondo. Vedete se si può andare avanti così. Quello è a poco mi sta spogliando. In un mese si è preso la maglietta di lana rosa che si fece prestare quando ebbe l'influenza e che poi non l'ho vista più. Poi si è venduto quella bella valigia mia grande per comperarsi le decorazioni cecoslovacche. Ma se venne scà. Ma dove è arrivato, ragazzi? Va bene, un bottigliato colore, quella è tutta roba che serve a papà per il suo lavoro. Eccomi qua. Oui. Anna Maddalena, io solamente tre numeri all'otto, non indovino. Come sarebbe? Come sarebbe, che quello che ho detto, quello è. Questa è la roba, vedete? Se Don Libore va trovando 5.000 lire, tiene le pigne in testa. E come vi permettete? Moderati i termini, sapete? Ma scusate, come mi permetti? Io ho girato tutti i ristoranti di Napoli. È solamente un peppero ad averne i mari chiari, è disposto a comprarlo, ma non vuole dare più di 3.400 lire. Oh, vero? 3.400 lire, tutto su poche cazzi e vite. Sì, signore. Ma che strozzini che sono. Io lo sapevo che nemmeno oggi poteva avere 1.000 lire per comprarmi un paio di calze. Ah, nonna Maddalena, se permettete, mi faccio impressare io 1.000 lire da qualcheduno e vi compro le calze. E voi state dove zitto, chi va a interrogare? Le calze ce le comprate a quella Befana col camice bianco. Già, questa è tutta fiera che viene in corpo, è vero, no? Che dobbiamo fare, Anna Maddalena, scusate, io vado che i prezzi, aspettate un momento. Aspettiamo. Libo! Libario! Libario! Vuole cambiarsi un momento! Libio! Strillamma! Vi ho detto tante volte di non strillare come tante ciantelle! Che cos'è successo? Qua sta Vincenzo. Dice che non vogliono dare più di 3.400 lire. Quanto vogliono dare? Ho visto gli occhi, mi dovete credere sulla vista degli occhi, non più di 3.400 lire, ho girato tutto il ristorante. Sentite, di nuovo. Sentite, signor Vincenzo, a prescindere dal fatto che voi mi siete cordialmente antipatico perché ho girato soverchiamente in casa mia. E vi avverto che seppure qualche volta per combinazione mi trovo che voi alzate lo sguardo su mia moglie o su mia figlia, in maleva una scarpa rovere, a parte lo tacco ve la piazzo in testa. Va bene? A prescindere, vi dicevo. Io piuttosto di cedere la mia merce per 3.400 miserabili lire, sapete che cosa faccio? Che fate? La piglio allo scaramento della finestra. Volete vedere? A me che me ne importa, voi siete il padrone, non importa a me. Volete vedere? Vediamo, voglio vedere come la buttò.
Volete vedere che non siete stati al ristorante delle quattro stagioni? Ah, volete vedere che vi sbagliate perché io ci sono stato e a momento me ne cacciavano a calcio perché tengono ancora il fagiano della settimana passata? Ah, sì? Sì. E da Dodone il Cafone ci siete stato? È stato arrestato ieri. E da Vincenzo al Ponte di Tappia ci siete andato? Sì, signore, stai Pellegrino e la moglie l'ha indorzata. E da fare cliente Catalina? Stai zitta tu, sono fatti che non ti riguardano. E da Don Peppe alla taverna di Mare Chiaro ci siete andato. Ecco, è proprio lui che vuole offrire 3.400 lire. Oh sì, è proprio Don Peppe che vuole offrire 3.400 lire. Così ha detto. Poverino. E voi, quanto vi mettete in taglio? Io, parola d'onore, sulla vista degli occhi, un lipo mi dovessene cercare. Io vengo qua solamente perché sono affezionato alla vostra famiglia, ma a io vi... A prescindere dal fatto che l'affezione mi farete la cortesia di riservarla alla famiglia di vostra sorella e non alla mia. Ma insomma, che cosa credete che questa roba io la vado a rubare? Vabbè, sorvoliamo. Che sorvoliamo, restiamo a terra, a piè fermi, a piè pari. E questa roba me la guadagno, me la sudo, me la stento. Questo è il compenso involontariamente largito alla mia professione di invitato. Aspide professione l'ha chiamato, Libò. Ma perché, pezzo di imbecille, come la vogliamo chiamare? Perché secondo voi non è una professione la mia? Perché secondo voi è facile riuscire ad accodarsi a un matrimonio di gente sconosciuta? Far credere alla sposa di essere stato invitato dallo sposo o viceversa? Riuscire simpatico a tutti gli amici, a tutti i parenti, a tutti gli invitati che stanno al matrimonio e schiaffarsi contemporaneamente nelle tasche dolce e cibari assortite. Che non è una professione questa? È professione questa. No! E quando mi devo imbattere da pari a pari con uomini politici, scrittori, letterati, cultori, ma che credete che sia facile parlare dell'influsso del Medio Oriente e schiaffarsi contemporaneamente due bottiglie di cognac delle falde della Marsina senza farsene accorgere? Secondo voi non è una professione questa? Ma scusate, Olibò, permettete, questo fatto voi non lo chiamate rubare. Vi proibisco di pronunciare questa frase che offende la mia degna dimora. Vabbè, io. Rubare? E come fanno presto a dare le qualifiche? Vi faccio una querela che mi mangia tutto quello che avete. Che mi mangia? Rubare. A chi rubo io? Avanti, sentiamo. E come a chi ruba? Al padrone di casa, Olibò, quello che dà il ricevimento. No. Perché il padrone di casa, dolce le cibari, li mette a disposizione dell'invitato che ha il dovere di onorare l'offerta. Sì, signore, ma l'invitato a casa ne approfitta e se frugolea le cibari e li rinfresca, non fa una bella figura, Libò. Giustissimo. L'invitato. Ma io non sono stato invitato da nessuno. Chi mi invita a me, se non mi invita da me? Invitato. Senza contare poi le spese generali che sono costretto a sostenere io. Spese generali? Libò, è che siete la Fiat? Pezzo di deficiente, perché il noleggio di questi vestiti me lo pagate voi, sì? E le decorazioni, queste, mica me le passa il governo, sa? Queste le devo comprare io, con i soldi miei, con i sudori miei, con gli stenti miei. Libò, scusate, a me questa parte non mi interessa, voglio sapere che dobbiamo fare con la merce. Che dobbiamo fare? No. Che dobbiamo fare? La latta di benzina vi brucerei. Che dobbiamo fare, mi domando? D'accordo, se volete va bene o affogare. Portatemi le 3.400 lire, perché sennò nemmeno si mangia. Io lo sapevo, andiamoci. Io vado a lavorare. Fiorella, fammi prendere i guanti e il cappello. Vado al matrimonio Celentani Rossetti. Guardate che prima delle 11 sarò di ritorno. Regolatevi. Olibò, e dove andate? E sono quasi le 11 al momento. No. Mancano 5 minuti, vedi? Sono... il matrimonio era alle 10. Ma come guarda qua? Aspetta che le prendo da te. E senza sveglia non si cambia in questa casa. Si muore, dormendo si muore in questa casa. E campana, che ci stanno a fare? Anche il campana. Non ti sveglia nessuno, era un matrimonio importante, alle poi. Un matrimonio importantissimo, un matrimonio di 3,5 kg di roba. E tutta roba delle scelse. Può portare a fare, non serve. Ho fatto tardi. Ma io non mi smonto, padre. Non mi smonto io, ce ne vuole, fa smonto a me. Voglio dire che gli dèi non hanno voluto farmi distrarre con altre cose in questa fatidica giornata. Che ha detto? Ha detto che oggi sarà una grande giornata. Allora mi metto la coperta e sento pure al balcone. Taci, cavernicola, a suo tempo saprai. Donne, io vado a modificare il mio aspetto mondano. Come parlo bene. La Madalena io me ne vado, è fatto tardi. Fate presto, che già si è perduto un sacco di tempo. Presto, la Madalena, state tranquilli, io a Bascia tengo l'automobile, non ci becco niente. No. Arrivederci, la Madalena. Però veramente scostumato questo Don Vincenzo, si prende troppa confidenza. Con chi? Con tutti quanti, pure con te, specialmente con te. Ecco.
Ha ragione Liborio. E poi è un uomo che non so, mi fa senso, ecco. Per esempio dice che è con l'infermiera che abita al terzo piano. No, che lei so che te ne faccia addosso. Oh, ogni momento Vincenzo a qua, Vincenzo a là, tutte le scuse sono buone per farlo andare a casa sua, quella Befana. Perché vuoi Befana, eh? Non è tanto vecchia. Quanti anni potrà avere, eh? Perlomeno l'età tua. E ti sembrava 1000 anni che dicevi questa frase. Però guarda che linea, guarda, è senza treppie. Ho detto avanti, la porta è aperta. Torno da lei. Buongiorno. Ecco il nonno. Un nonno? Un nonno è chi? E che ne so? E come tu dici il nonno senza sapere a chi è nonno? E a me l'ha ordinato Libor ieri sera. Mi disse Pilu per domani mattina alle 11 mi serve un nonno. Eccolo. E da dove l'hai presa? A sotto il macerie porta via. Ah, sì. Mamma mia, ti sa che altro sta combinando il tuo amato cugino. Libor! Libor! Libor, scendere un po'. Scendi, caro Liborio! Bene. Puntuale? Bene, benissimo, bene. Ti vuoi fare il piacere di dirci questo a chi è nonno? Fate silenzio voi, parlate solamente quando sarete interrogati, che tutto rientra nei piani prestabiliti. Liborio, spero di averti servito bene qua. La magnificenza, questo sarebbe il nonno. Bene. Ma fa piacere, hai capito, nonno? E chi dovrebbe essere, Liborio? Permetti, Simeone il bersagliere ai tuoi comandi. Caro Don Simeone, molto fortunato. Quello è paralitico. Oh. Ehi, 84enne, artritico, diabetico, asmatico, sclerotico e completamente ribambito. Magnificamente, le qualità ci sono, indubbiamente. E di proprio che è orfano. Sì, dal mese scorso. Sto scherzando. Ma che stai combinando, se fa sapere? Ma io non ho capito bene. Io ma questo deve rimanere qua. Voi dovete parlare solamente quando sarete interrotti. Dardidi, le fiamme nere, le sangue, le fortacchie. Il nonno canta. Dardidi, le fiamme nere, un nuovo simbolo di fortacchie. E le fanno sta zitto. Dardidi, cambia pure tonalità. Sangue, simbolo. Ma questo canta sempre. Sì, ma basta mettere una caramella in bocca e si sta zitto. Come mettere la caramella in bocca e si sta Aspita, questo è veramente un fenomeno, sai? Dove li ho servito, Libò? Una magnificenza. Una cosa non approvo, Pilu. Che cosa? Il cappello alla bersagliera. No. Sfruttare l'elemento patriottico sono mezzusci quitti, non mi piace. Togliamogli il cappello, eh? Oh, per amor di Dio, quello si mette a piangere. Non dice le passarini, si mette a piangere. Vuoi vedere? Guarda. E piange pure con la caramella in bocca. Non canta, ma piange. E senza caramella? Piange e canta. No, e chi se ne un fenomeno, veramente. Bravo, Pilu. Come ti ho sentito? Una magnificenza, bene. Dunque, quando ve lo metti? Che cosa? Chi sti ho sciuto pazzo? Se vuoi accatto vecchio, ah no, io me ne va, che io nonno e bersagliere lì da casa non me lo tengo. No, tu dici, no, nonno, bisnonno, trisnonno e ti stai qua e non ti... Stai zitto. Hai capito? Papà, scusate, ma come facciamo a ospitarlo qua se non c'entriamo nemmeno noi? Ma chi ha detto che lo dobbiamo ospitare? Allora? Papà, l'ha affittato per 3 o 4 ore. Affittato? Come sarebbe? Sì. E come l'ha affittato? Io me lo vendevo. E quello se lo vendevo, quello è il pane quotidiano di Piluscio. Bene. Dunque, quando me lo metti? 300 lire all'ora, facciamo 4 ore, 3 per 4, 12, 1200 lire. Ma che stai scherzando? Perché? 1200 lire, 4 ore di vecchio. No, è caro, no. E facciamo 1000 lire, va bene. Ma chi è Zaccone, ne è Pilu? Libo, ma c'è il trasporto, le caramelle. Comprese le caramelle, 1000 lire. Comprese le caramelle e il trasporto. Benissimo, mi hai trattato ad amico. Affare fatto. Benissimo. Oh, dimmelo poco, preferisci contanti sabato o confetti subito? Contanti subito. L'avevo capito. Ti servo immantinente. Madonna, fammi la cortesia, dammi 1000 lire. E va a pigliagnano. Quanto sei volgare. Non potevi dire, non tengo spicciola, ma se mi hai fatto... Non lo sai, no? Va a pigliagnano. Pilu, abbi pazienza. Devi tornare sabato. Non c'è liquido. Va bene. E almeno un bicchiere di vino. E ti ho detto che non c'è liquido, Pilu. Allora ho scherzato. Come l'ho detto, qua sarà il caramello. Te raccomando, nonno, ci vediamo sabato.
sai. Hai capito? A caramello ogni tanto vado a prendere. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io sono abituato, mi raccomando, vedi po'. Voglio vedere solamente quando finisco le caramelle che sono succhio, nonna. Potessimo avere l'onore di sapere qualche cosa pure noi. Ma allora qual è questa genialissima impresa? Genialissima, genialissima e redditizia. Sì. Statevi bene a sentire, perché purtroppo avrò bisogno della vostra collaborazione e tutto si deve svolgere con metodo e disciplina, eh? Ah, dobbiamo fare lo sbarco dei 1000. Facile, Rosa, tu altro che 1000. Qua si tratta perlomeno di 30 o 40 mila lire. 30 o 40 mila lire? Sì, sì. E spiegati di porta. E se ci sapete fare qualche cosa di più? Anche di più? Ehi. Ma perché che hai pensato? L'ho pensato, sì. Statevi bene a sentire, ascoltatemi. Come al solito, ieri sera, senza essere stato invitato da nessuno, mi recai al battesimo del primogenito dei conti Pallanzani Merola, no? E lì, mentre stavamo lì in riunione con questi nobili signori, ci fu chi propose di fare un brindisi per augurare il più felice avvenire al nascituro e ai suoi genitori. Pressato, direi, da parecchi di loro, fui costretto pure io a fare il mio bravo pistolotto, cominciando più o meno con queste parole. Sì. Adesso... Oh, giardini, le fiamme, le ancora di mo'. Ha finito già la caramella, vieni qua, vieni. Oh, giardini, le fiamme, le ancora di mo'. Fammi la cortesia, dice che queste si succhiano, non si ingoiano, hai capito? Oh no, queste si succhiano, non si ingoiano, piano piano, No, bravo. Dunque... Che stavo dicendo? Levai in alto il mio calice e con quella austerità che modestamente mi distingue, dissi queste parole, dico, signori, la vera gioia sta nel trasfondere anche ad altri la felicità che oggi pervade i nostri cuori. Perciò, per commemorare questo fausto giorno, io propongo di fondare un comitato benefico che abbia l'umano compito di portare un sorriso di gioia e di felicità anche a chi soffre nell'indigenza e nel dolore. Qui uno scrosciante applauso mi salutò. Con questo entusiasmo, capiti, i nobili si entusiasmarono e vi stessi in 4 e 4 8 costituimmo il comitato. E tu fai parte del comitato? Faccio parte del comitato. Io sono il membro fondatore del comitato. Stabilimmo tutto. Io ho segnalato già il nominativo della prima famiglia che vive nell'indigenza e nel dolore. E chi sarebbe sta famiglia? Chi sarebbe? La nostra. La nostra. E perché vi meravigliate? Ma perché la nostra famiglia non vive nell'indigenza e nel dolore. E va bene che, avanti, sentiamo. Ha saputo una, hai? Secondo te che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto segnalare il nominativo di un'altra famiglia che non conosco nemmeno. Io ho due grandi responsabilità, quella di mandare avanti la baracca e quella del membro fondatore adesso. Papà, ma lo potevi fare? E lo dovevo fare, Fiorella, papà, ma tu non vedi come viviamo. Ah, oh, mamma mia, chissà che guai ha combinato. Ma è come questa volta ha avuto una buona idea, Libori, sai? Bella quella sorella mia, che solo tu mi capisci. Sangue del sangue mio, tu e questo, Io no. Ve lo farò vedere qua, l'idea che ho avuto. Vedrete quando arriverò qua ai comitati, vedrete l'idea che ha avuto Liborio. Ma perché quelli del comitato vengono qua? Si capisce. Noi dobbiamo venire qua prima per accertarci, per poi commuoverci e far ritornare sui vostri volti emaciati e disfatti il sorriso e la gratitudine. Papà, e se ti trovano qua? Ah, e mi devono trovare qua. Quale membro fondatore del comitato? Io sono venuto prima per accertarmi. E già, chiaro, già. E che dobbiamo fare? Dobbiamo fare? Dobbiamo preparare l'ambiente. Vi dovete maciare. Qua non deve trasparire nessun segno di ricchezza. Allora nascondiamo la cacciaforte. Come si è visto quando si è arrivati con quando fa questo spirito dozzinale. La cacciaforte leva i quadri dalle pareti. I quadri, come chiamano? Chi è là? Che sono quadri per me? Questo qua, sì. Leviamo il capolavoro. Il capolavoro? No. Togli questo tappeto da tavola. Tu, togli gli altri quadri, tutta quella roba che ti sembra elegante. Lì la mia. Mi raccomando, dove sta Fiorella? Guarda, sto qua. Caterina, poi piglia l'alluminio da dentro la cucina. Fallo sparire. La batteria. Vieni qua, Fiorella, papà. Vieni, prendiamo il nonno e mettiamolo qua. Qua, perché se no sta troppo mi sa a casa e non va. Qua sta benissimo. Vieni con me, papà, vieni. Prendiamo il lettino dalla camera tua. Portiamo là fuori la porta. Lo mettiamo vicino al nonno, hai capito? Togli quel grammofono, in casa di povera gente non si canta e non si suona, ma che spezziamo? Mettimi ai piedi del nonno, benissimo, magnificamente bene, vai a prendere quella sedia sfondata che sta nello sciapuzzino, vai, lo scopà! Perché? E più immondizie ci sta, e meglio è, hai ragione, non ti preoccupare, la sedia, mettila, benissimo.
Guarda come si comincia a delineare il quadro, vedi? Una bellezza, una magnificenza, come ci sta bene quel nonno ai piedi del letto. Solamente che nel letto ci vorrebbe un ammalato, capisci? In casa di povera gente, un ammalato che subito colpo. Catarì, mettiti a letto. Chi? Mettiti a letto, tu stai malato. No, ok, devo andare a teatro a fare le pulizie. Il teatro lo facciamo oggi, qua non ti preoccupare. No, mi voglio mettere paura, stai in mezzo a questi imbrogli, in mezzo a questa cosa. Imbrogli, ci sto io qua, non ti preoccupare, mettiti a letto. Liborio, io tengo una posizione. Verticale, adesso deve essere orizzontale. Mettiti a letto. Ma sono tu, ragione tu, cacciati. Tirati i capelli davanti agli occhi. Ragione tu. Fatti brutta, fatti brutta. È una parola, come faccio? Ah, ma diceva poco, basta far brutto. Va, mettiti a letto subito, sediti a letto, copriti bene. Sì, sì, sì. Perché già stiamo male con lo stomaco. Copriti. Poi ci penso, io ci penso. Su qua, siediti qua vicino al tavolo, prendi la testa fra le mani per la disperazione e spegni l'occhio per l'angoscia. Ha già parlato francese. Prendi la testa fra le mani per la disperazione e spegni l'occhio per l'angoscia. Hai capito? L'occhio deve essere spento, non deve significare niente così. Fammi vedere. Spegni ancora un po'. Spegni ancora un po'. Allora lo chiudo, come ci andate? Bella che non sai fare niente. Leva sto braccio, allora, fammi di vedere in faccia come stai, come troppo colorita sei. Questa mancia troppo, mancia. Vieni qua, papà, fammi una cosa. Fidiamo un po' di borotalco, schiaffala in faccia a Maddalena. Sì, ambresso, ambresso, guarda come si delinea il quadro, guarda sta bella. Guarda, magnificamente, figlia moribonda, padre paralitico, sposa in angoscia. Mi raccomando, non parlate mai. Qualunque cosa vi domandano, voi non parlate, non rispondete, lasciate parlare a me, piangete solamente. Papà, io che devo fare? E tu qua non ci stai bene. No, vattene in camera mia. Vattene in camera mia, non uscite finché non ti chiama papà. Vabbè. Falli entrare, via avanti. No, così no. Sono 7 giorni che non mangio, ero abile sta forza, da dove la prendi? Avanti. Mi pare una pecorella che è convulsione. Avanti, chi è? Avanti, favorito. Ecco dove sono. Ho sbagliato, scusate. No, signore, posso fare da carta igienica, vattene. Ma che è successo? Che è successo lì? Sono affari che non ti riguardano. La verità, volete che vediamo un medico? Non c'è bisogno. Un aiuto, qualcuno, un pronto soccorso. Non abbiamo bisogno di nessuno. E che è successo? Sono fatti che non ti riguardano. Che è successo? Non è successo. Hai mai conto a lui? Dobbiamo dar conto a lui, mo. Epilogo. Che faccio io? Epilogo, piangi. Spegni l'occhio per l'angoscia. Spegni l'occhio. Avanti. Buongiorno. Cara contessa, barone rispettabile, cara don Agnese, barona Ressina, i miei rispetti. Siete arrivato prima di noi, come da dove? Sì, di pochi minuti. E ho già avuto modo di commuovermi nel vedere le tristi condizioni di questa povera gente. Guardate che tristezza, che squallore, vedete? Anche voi avete voluto portare un dono personale, extracomitato, diciamo. E che cosa avete portato? Ma niente di straordinario, niente. È un semplice aiuto per i momenti di maggiori bisogni di questa povera gente. Vedete che tristezza, figlia moribonda, padre paralitico, sposa in angoscia. Ecco voi, buona donna, questa è tutta roba vostra. Godete, gioite. Lo metto qui? Qui sopra lo metto qui. Che cosa peggiore? Malattia unita alla povertà. Già. Ho avuto ragione io a non voler portare né cimi né indumenti. Ah, non l'avanzata che ha fatto il barone, non ha portato né cimi né indumenti. E che avete portato, barone? Tutti i medicinali a base di vitamine. Bene, hai capito? Invece di cibari... Le medicine. Bravo. Già, ma loro serviranno molto. Capisci, sapete come saranno contenti, perché sanno che hanno avuto il syringe. Ditemi un po', che cos'ha questa poveretta? Non sono niente la ciosta. Lasciamo perdere, non rinnoviamo la piaga. Il samaritano dice dona senza nulla chiedere, e noi dobbiamo donare. Sì, ma bisognerebbe sapere che malattia ha per poterla aiutare meglio. Ma certo, lo facciamo per il bene suo. Bene, manderemo un nostro medico di fiducia, perché fidarci di quello? Benissimo, d'accordo, ma come mi sentite? Non la toccate! È epilettica, povera donna, lasciatela stare, non la toccate. Ma qua piangono tutti quanti in questa cosa. Ma se la dobbiamo portare solamente medicinale, mi sento parata la metteteglielo il cappello, e dite un po', buona donna, vostro marito lavora? No, domandatelo a me. Sono agli se non parlate con loro, non hanno nemmeno la forza di piatare, povera gente. Volevate sapere? Se il marito lavora, se fa parlare. No, non lavora, mi hanno detto che è un fannullone mascalzone. Anzi, mi hanno detto pure che ha il vizio di bere.
Sì, e dice che quando ha bevuto picchia la moglie. Vedete? Guardate che tristezza, che squallore. Giardini, no, no, come dammi, dottore, scusi. Sono come simbolo. Questo lo so io, questo qua. Giardini, le fiamme, sono come... Ho capito, è un vecchio fascista. No, no, questo è un vecchio rimbambito. Sì, ha contratto un trauma psichico sul fronte greco. Nelle guerre puniche, volete dire? Perché? Ci avrà perlomeno 90 anni. No, che 90 anni? Questo non è che 50 anni. Sì, il trauma, la miseria, vedete come l'ha ridotto, poverino. Dunque, vogliamo stabilire la cifra da dove lasciare a questa povera gente? Io vovò vai di dare! Il più possibile, contessa, dato le condizioni. Non capite? So, vovò vai di dare un'occhiata alla casa, anche per rendersi conto delle condizioni igieniche di questi proletari. Va bene, ma la casa l'ho già visitata io, avete fiducia in me? Sì, va bene, ma vorremmo vedere anche noi, no? Non dispiace a nessuno. No, 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 però, fatto, cominciamo da qui, non è ecco, allora, venite con me. Che allegria! Ecco, questo piccolo sgabuzzino, vedete? E qui dentro dorme il povero padre paralitico. Vedete, senza aria, senza finestra, un tanfo. Mamma mia, ma questo è uno sgabuzzino. Uno sgabuzzino. E non c'è nemmeno il letto. Niente, dorme sulla poltrona, è paralitico. E da quell'altra parte che c'è? Ma andiamo a vedere. Possiamo guardare? Andiamo a vedere. Ma si capisce, dobbiamo constatare. Dobbiamo... Comendatore, e il povero vecchio dorme nello sgabuzzino. Sempre, sempre nello sgabuzzino, però. Sempre seduto su quella poltrona. Sempre, eternamente. Eternamente, scusi, un'altra domanda. E non si spoglia mai? Io non avete sentito la puzza. È una cosa tremenda, mio Dio. Io mi sono scocciato di fare questa commedia. Qua mi sembra il terzo atto della signora delle camelie. Che devo fare? Va bene, me il più è facile, ma tu ci pensi, 30.000 lire. 30.000 lire? Eccomi qua. Che è successo? Niente, non è successo niente. Come non è successo niente? Quello hanno la caterina sta dentro a lei. Non vi sentite bene, non la caterina. Vado a chiamare un dottore. Iate venne, faccio dite che non ci serve niente, iate venne. Ma guardate come si è combinato, questo stava quasi dritto. Poi, e chi sto chi è? Faccio dite che teniamo che fare, ne volete andare, sì o no, iate venne. Ah, me ho capito, ma questo deve essere un altro imbroglio di Dolly Bori. Sono affari che non vi riguardano, non volete capire, sì o no? Abbiamo visite! Dov'era? Le ricevete dentro a letto, le visite? Liborio sta là dentro con certe persone, perciò iate venne perché noi teniamo che fare. Ah, vabbè, ma dica che devo fare una Maddalena, 3.400 lire le volete oppure queste persone ve ne offrono di più? Ma si capisce, perciò iate venne, se no scombinate tutto cosa. Va bene, a questo punto siamo, è vero, Liborio adesso lo porta gli amici in casa. No, e come ti permetto? Deve essere il marito! Mi sbaglio, ho sentito un rumore. No, no, c'era il rumore, è tornato il marito. Non appena è arrivato, ha avuto uno schiaffo dalla moglie. Quale marito? Quello lì non è il marito. No, quello. Sì, quello lì. Avete visto? Ecco, è arrivato il marito. Lupus in fabula. Vedete, questo qui è il marito. Vedete se vi dicevo bugie? Guardate che faccia di criminale. Non si capisce bene se è un uomo o è un orangutango. Mascalzone. Vedete in che condizione avete ridotto la vostra famiglia? La mia famiglia? Avete sentito? Rinnega la famiglia? Avete sentito? Andate via, mascalzone! Vergognatevi di tornare a casa unicamente per picchiare questa santa donna di vostra moglie! Ma veramente, commendatore, è stata lei, ha picchiato a lui! Ah, appunto, appunto! Ma come appunto? Voi dite che è lui che picchia a lei? Quando è ubriaco? Quando non è ubriaco è lei che picchia a lui! E fa benissimo! Andate via perché altrimenti non beneficiamo di niente. No, un momento, fermate il volume, un momento. Scusate, commendatore mio, ma voi in questo modo inasprite ancora più questo disaccordo fra marito e moglie. No, questo se ne deve andare. No, il nostro compito è anche quello di portare la serenità e la pace. No, donna Agnè, mandiamolo via, questo no. Ma no, un'opera buona non è mai perduta. Avanti, chiedete scusa a vostra moglie. Ah, ma scusi, signore. Quello mi ha dato schiaffo, madonna. Lo vedete? Si rifiuta, mandiamolo via, andate via. Va bene, oramai lo schiaffo è passato. Non ci pensiamo più. Adesso vi date un bel bacetto e la pace è fatta. Ah, no, donna Agnese, mi dispiace, no. Io mi rifiuto di assistere a questo sconcio. E che vogliamo scherzare, no, donna Agnese? E mi dispiace di voi, una donna di mondo quale voi siete, per permettere questo sconcio in casa di povera gente, sbaciucchiarsi così, no. E poi c'è stata pure una...
una moribondo, un paralitico, no? Una moribonda, ma la moribonda sarà felice di salire in cielo lasciando in terra l'armonia familiare. Andiamo, su, aspetta. Un bel bacione. Adesso è diventato bacione, non è niente. Signore, un momento, commentato. Che debba fare? Io. Guardate quanto è cretino, lo domando a me, lo domando. Ma che c'è? No, come se io fossi il marito. E voi mi autorizzate. Ma si capisce! E che ricchi mai ti combinato su di me? Si capisce, il commendatore non desidera che di vedervi riappacificati. Non è vero, commendatore? Ma si capisce! Io non desidero che di vedervi riappacificati. No, vabbè, allora che faccio, commendatore? Che volete fare? Lo domando a me ancora, cosa volete fare? Donna Agnesa vuole così? Basta, sia fatta la sua volontà. Ecco, grazie. Allora, basta. Andiamo, piccolo faccetto. Basta così. Mandatore, no, adesso basta per cortesia. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo andare a verificare altra gente. Dunque, vogliamo stabilire la cifra da lasciare a questa povera gente? Siamo a vostra disposizione. Bene, e io direi di appartarci un po'. Non vorrei che quel mascalzone ci facesse i conti in tasca. E capite? Già. Allora, caro commendatore, che cosa facciamo? Elargiamo, beneficiamo, insomma, diamo i soldi. Ecco. Si capisce? I soldi a cosa vogliamo dare? I bottoni per le scale? Poi che può volete, commendatore? Ah, io ho lasciato 50.000 lire. Oh, bravo, sì, complimenti sì. Per l'offerta, mia, E allora vuoi dire che i nostri soldi li salviamo per beneficare altre famiglie? E allora possiamo andar via. No, però... Cosa avete capito? Ah, perché io ho detto ho lasciato 50.000... No, io dicevo... Non mi sono spiegato bene. Io dicevo, ho lasciato 50.000 lire a casa mia e quindi sono uscito di casa senza spiccioli. Oh, ma non vi preoccupate per me. Io faccio l'assegno. Ho sempre il libretto degli assegni con me in tasca. A vuoto, ma... Allora, commendatore, dico, la cifra che vogliamo raccogliere dovrebbe essere di che cosa? Quanto? Che vi voglio dire, donna Agnese, dato il caso, io direi facciamo 100.000 lire. Come? Un obolo benefico di 100.000 lire, non vi pare? Ma, veramente, a me pare un po' troppo. Sì. Va bene, facciamo 95. Facciamo 94. Maruba, voi siete un po' troppo. Non si tratta di avarizia, si tratta di prudenza. Dare una grossa cifra tutta in una volta potrebbe fare più male che bene. Ma come gliela vogliamo dare? Vada pensiero. Quello devono fare speso, poverelli. Ecco, commendatore, se vedete a me, mettiamo 50.000 lire in una busta e non ne parliamo più. Donna Agnese, facciamo così, nella parola vostra e nella mia. Sì. Facciamo 60.000 lire e non ne parliamo più. Arrotondiamo. Ma veramente il comitato. Ah, contesto, sto fatto del comitato. Ma rendiamoci conto, figlia moribonda, padre paralitico, sposo in angoscia, marito farabutti alcolizzato, vogliamo dare meno di 60.000. Io sono d'accordo. Sì, anch'io. Ci sto anch'io. Ecco, sono veramente soddisfatto, contentissimo. Dunque, 60.000 lire, siamo in 5, sono... Se non erro 12.000 lire. 12, sì, benissimo. Dico bene. Barone, la vostra quota? No. Se permettete, io dissento. Ma perché, scusate, Barone? E non lo capirete, caro commendatore, è una questione di principio, capirete, lo statuto. Lo statuto, la conciliazione. Vabbè, Barone, lasciate andare a letto, faccio io un assegno di 24.000 lire, per me e per voi. Vabbè, astenetevi. Come volete, il Barone si astiene. Commendatore, qui c'è il denaro. Lo do al marito e andiamo via. Commendatore. Scusatemi, donna Agnese, ma sapete che siete l'euforia della beneficenza. Mi sono lasciato trasportare. Non importa. Andiamo. Vogliamo dare il denaro al marito? No, quello è un ubriacone, se ne bevo tutto vino i soldi. Davvero? Donna Agnese, lasciate stare, facciamo così. Io adesso faccio un assegno globale di 60.000 lire e lo intesto alla moglie in angoscia. Mi spiccio e li terrò io perché sono uscito di casa senza. Avete fiducia in me? No. E lasciate fare a me, ci penso io. Buona donna? Buona donna, per cortesia, mi volete dire il vostro nome? La Manna. Oh, che simpatica, capisce sempre una cosa per un altro. Il nome, non il cognome, il nome. No, Maddalena. Maddalena, bello Maddalena, bello Maddalena. Dunque, a vista pagata la signora Maddalena, la Manna, la somma di dire 60.000. Manna. Roberto, l'ho ucciso! L'ho ucciso, ma non è stata così. Roberto, ma che stai dicendo? L'ho ucciso! Ma chi? Alessio! Alessio, ma non è stata colpa mia! Oh, Madonna!
Hai ucciso Alessio! Non c'è niente, calma, ci sono peggiori, so. Calma, cara. Leopoldo! Leopoldo, per carità, dimmi tu che cosa ha fatto, che cosa ha fatto? È successa una cosa terribile, è stata una disgrazia. Roberto credeva che la mia pistola fosse scarica e così, per scherzo, ha sparato contro una porta. Dietro la porta c'era Alessio. E l'ha ferito? L'ha ucciso. Oddio! Ha ucciso Alessio. Dio mio! Calmati, l'ho ucciso, Che succederà? Che... Ma niente. Adesso l'arresteranno? Ma no, se l'ha ucciso è un omicida. Ma tu hai sentito mia volta? Ma no, cara. Arresteranno mio figlio. Ma calmati, cara. Sì, poi si vedrà. Oddio, mi sento male. Mi sento male. Aiuto, per carità, aiutatemi. Oddio, è avvenuta. Ma ci saranno dei sali in questa casa? Indubbiamente, credo. C'è i sali, ci sono i sali. Calma. Sì, ci sono. Nel pacco che ho portato ci deve essere della camfora. Su, zia, cara. Sentite, non su. Ci voleva. Scusate, don Leopoldo, scusatemi, quale membro fondatore del comitato, se posso esservi utile, non fatecene. Vabbè, molto gentile, sì, ma cosa potete fare? Purtroppo il destino ci ha inferto un duro colpo. Adesso l'unica cosa da fare è cercare di portare via mio cugino, questo. Scusatemi, ma è proprio morto questo tizio. L'ha colpito al cuore. Capirai, muscolo delicato. E questo Alessio chi era? Era un parente, forse? No, era il cameriere. Ah, beh, dico, caspita, è sempre un uomo, no? È un uomo che... Ma favore gli occhi! Ma come è avvenuto? Favore gli occhi! Fatalità, guarda. Questi sono i medicinali che avevo portato. Ma chi dite mai? Questo non è il pacco mio, questo è quello che ha portato il commendatore. Ma che razza di regali che va facendo questo commendatore? Chiedo scusa. Che roba da fare. Commendatore, lui stava dietro la scrivania. Commendatore, si giocava. Scusi, cosa dice il commendatore? Momento, barone, sto parlando. Cerca di centrare, Commendatore, scusi, io volevo sapere. Ah, baro, ma siete scocciati. Non lo so, abbiate, ma se non sono di casa. Domandatelo al bersagliere. Ma che cosa ha capito? Dio mio, arresterato. Calmati, zia. Vedrai che trascorsa la fragranza non potranno più arrestarlo. Ma sì, ha ragione l'avvocato. Trascorso la fragranza non potranno più arrestarlo. La cosa più importante adesso è cercare di nasconderlo. Ecco. Nascondiamo. E allora non perdiamo più tempo. Sì, non perdiamo tempo. Andiamo. Portiamolo via da questa casa perché può essere pericoloso, capite? Non vorrei compromettere questa povera gente che già vive nella miseria, nella disperazione. E poi c'è sta pure una moribonda là. Per carità. Ce la fate a scendere le scale? Andiamo che vi aiutiamo. Ma dove lo nasconderemo? Dove? Non ti preoccupare, zia. Il posto si trova. È solamente una questione di prezzo, capisci? Basta regalare e quelli che... Qualunque prezzo! Va bene. Qualunque prezzo. Sì. Donna Iese, scusate, ma io direi... Scusate, ma quale membro fondatore del comitato? Vorrei fare una proposta. Sì. Perché non lo nascondiamo in questa casa? Come qua? Scusate, dove lo troviamo in tutta Napoli un nascondiglio più sicuro di questo? Chi volete che venga a cercare vostro figlio, un nobile in casa di povera gente? Ma niente affatto, non perdiamo tempo, andiamocene. Un momento, Leopoldo! A me pare quasi una buona idea, sai? Anche a me pare un'ottima soluzione. Ma per carità, cara zia, vedi, troveremo un posto più adatto. Qua non può star bene, non vedi? C'è pure una malata, via. No, per questa qui... Non bisogna mai credere quello che dice questa gente, questa finge. Conosco molto bene questa famiglia, l'ho beneficata un sacco di volte. Sì, è meglio che mi lasciate qua, non mi fate uscire, io ho paura. Roberto, non dire sciocchezze, io non voglio assolutamente che tu rimani qua. Ed io invece sì. E la parola della madre è quella che conta. Don Leopoldo, di madre ce n'è una sola. Abbi pazienza, scusami Leopoldo, ma a me pare che questo sia il posto migliore. Guarda, per ora lasciamolo qua. Poi si provvederà. Allora fate come volete. Comunque insisto col dire che fate una grande sciocchezza. Commendatore mio, grazie. Per tutto quello che fate per me, che farete per mio figlio. Don Agnese, non è a me che dovete ringraziare, è a questa povera gente che rischia la galera. Pensate un po'. E io penso che il modo migliore per ringraziarla è quello di regalare bene, insomma, lautamente. Sì, commendatore, io mi affido a voi, completamente a voi. Beh, lasciate fare, stabilisco io la cifra. Benissimo, grazie. State tranquilla. Beh, coraggio giovanotto, coraggio. Beh,
Caro Don Agnese, noi ce ne andiamo. Arrivederci. Arrivederci, barone. Mi rispetti. Mi raccomando, la discrezione, barone, mi raccomando. Vedrete che tutto si aggiusta e va. Grazie. Arrivederci, contessa. Se avete bisogno di me, non fate complimenti, caro. Omaggi devoti, baronessa. Arrivederci. Tanti cari saluti al baroncino. Mi serviva. Barone, mi raccomando, la discrezione, mi raccomando. Barone, mi raccomando, non parlate con nessuno. Grazie. Commendatore. Io credo di aver fatto un'opera buona, veramente. Sì, sì, commendatore, grazie. Grazie di tutto, di tutto. Ma non dovete ringraziare me. Oh, arrivederci. Ma non volete restare ancora un po' vicino al Robertino? Restiamoci un po' vicino. No, no, no. Conforto. Ma sì, commendatore mio, io resto. Siete voi che andate via, no? No, 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 io non me ne vado, perché no, no, è come... No, grazie, molto gentile, voi avete fatto più troppo, non vi vogliamo trattenere. Don Leopoldo, ma io dovrei stabilire la cifra da lasciare a questa povera gente. E qua se me ne vado io, che succede? Ma vi prego, ma non vedete che mio cugino è in preda a un grave shock nervoso? Vogliamo restare soli, per piacere. Sì, va bene, ma quale membro fondatore del comitato... Ma come ve lo dobbiamo dire, scusate? Vi chiediamo di andarvene. Questa non è casa vostra, alla fine, no? Lo so, ma io sono il membro fondatore del comitato. Ma fatemi piacere, scusate, abbiate pazienza. Voi che avete l'autorità e il diritto per farlo, pregate il commendatore di andarsene. Anche poi, ma faccio mettere alla porta da un alcolizzato. Alcolizzato, ma è pur sempre il marito. E va bene, sarà il marito, ma io non mi faccio mettere alla porta da lui. No, un momento, scusate, commendatore, io sono il marito, per favore. Se volete andare, ci fate sì, piacere. Sì, 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 sapete cosa? Ma basta, basta. Basta, non c'è bisogno che vi dilungate ancora. Avete non c'è capito? Bisogno, non c'è, ho capito benissimo la situazione. Mia moglie. E vostra moglie. Voi volete restare nel seno della famiglia. Vicino alla famiglia. Consigliarvi. Sì, 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 sì. Beh, caro. Mi ha colpo, mi ha colpo, mi ha massimo. Cara donna Agnese, sono veramente contento di aver fatto questo e vi auguro... Grazie. Buone cose per Robertino. Grazie. Caro Don Leopoldo, i miei rispetti. Sono stato lieto avervi conosciuto. Mi raccomando, dai un occhio a questi due, sai? Io ho una preoccupazione. No, 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 ci penso io. Mi raccomando. Buonasera, buonasera. No, non ti antichi. Le fiamme. Ma sono dove? Cosa succede? Non lo cambio. No, non ti antichi. Le fiamme. Per cortesia, perché se lo così tutta la giornata lo fa una testa grossa così. Si capisce, come no, ma lo facciamo stare zitto. Me la mangio io la gara. Sì, ma porta pure il cappello. Avete visto com'è difficile fare il trasloco del mio guardaroba? Questo è tutto. Come avete detto? Avanti, non fate così. Voi dovete reagire, se no è peggio. È stata una disgrazia. Ma come? Ho ucciso un uomo io. È stata una fatalità. Mi volete dare una mano a fare il trasloco? Scusate, avete ragione. Mi dispiace di aver portato tutto questo disturbo. Di avervi rubato il vostro piccolo angolo. È grazioso. Sì, grazioso. Allora, mi volete dare una mano a portare il tavolino? Sì, certo, con piacere. E che cosa sono tutte queste cartoline? Questo è il mio lavoro, guardate. Le dipingete voi? No, le colorisco soltanto. Rosa e celeste. È un lavoro stupido, è vero. Però a me piace. Volete sentire una bella canzone? È la mia preferita. Anche perché ho solo questo disco. Allora, ti volete aiutare a portare questo tavolino? Sì, certo. Certo.
Ma ti sembra questo il momento di suonare questa canzone? La voleva sentire il signor Roberto, mamma. Ah, la voleva sentire il signor Roberto. E allora suonate. Chi sarà? La polizia? No, non credo. Mamma, chi sarà? E che ne so io. Vai a vedere chi è. Signor Roberto, voi restate qua dentro. Ah, certo. Chi è? E Maria Rosa, la moglie del fioraio accanto. Buonasera. Buonasera, Maria Rosa. Buonasera, Maria Rosa, che sta? Ho portato questa lettera per Fiorella. E chi la manda? Don Liborio. Papà. Sì. E lui dove sta? Sta nel magazzino, no. Ma come sta nervoso? Guarda in continuazione la finestra vostra, senza mai decidersi a salire. Gli ha scritto questa lettera, io volevo mandare più tardi mia figlia Assuntina, ma lui ha detto no, Maria Rosa, è urgente. E allora sono venuta io. Grazie assai, Maria Rosa. Niente, figuratevi. Buonasera, donna Maddalena. Stato buono, arrivederci. Vedi che dice, va. Comunicato urgente a tutti i congiunti. Come Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo non aveva previsto la presenza dei rinforzi inglesi, così io, nella mia geniale trovata, non ho previsto che la redditizia presenza del giovane Roberto non mi avrebbe permesso di rientrare pubblicamente in casa mia. Pertanto dispongo, primo, segnalerò il mio arrivo con un colpo lungo e due brevi battuti alla porta. Secondo, a questo segnale Roberto dovrà essere chiuso nello sgabuzzino facendogli balenare il pericolo della polizia. Terzo, Vincenzo faccia meno il fesso e finga un'improvvisa partenza, perché se lo trovo ancora in casa mia come falso marito passa un guaio serio. Distinti ossequi, Liborio Lamanna. Eppure se non la firmavero lo stesso. Una lettera così solamente tuo padre la poteva scrivere. Ma se viene qua e lo scoprono, che figura facciamo? Tiene 40.000 lire in tasca . Può andare a dormire in un albergo. Signor Roberto, venite, c'è stato allarme. Era Maria Rosa. Ma voi state tremando. Già, ho avuto paura. Sapete, ho i nervi talmente scossi che basta una piccola cosa. Non riesco a dominarmi, ecco. Cercate di calmarvi. Oddio mio, un'altra volta. E chi sarà adesso? Vai a vedere chi è. No, no, qua no. Venite nello sgabuzzino. Certo. Non è tanto comodo, ma è più sicuro. Meglio nello sgabuzzino. Entra. Buonasera. Prego, buonasera. Accomodatevi. Buonasera. Ma io non conosco la signorina. No, entrate, signora, entrate. Non avete paura, questa è mia figlia Fiorella. Voi stamattina non l'avete vista perché non c'era. Robertino dove sta? L'abbiamo nascosto non sapendo chi era. Adesso ve lo chiamo. Come sta il mio figlio? No, sto nervoso, mi pare una centrale elettrica, mi pare. Mamma. Robertino. Robertino mio, come stai? È tremendo, mamma, è tremendo. Ci penso in continuazione, sai. Ma sta calmo, sta tranquillo, vedrai che tutto andrà per il meglio. Come ti trovi qua? Ti trovi bene? Sì, sì, mi trovo benissimo. Sono veramente delle persone così, così care. No, per carità, facciamo il nostro dovere, signora Bella. Grazie. Ah, hanno bussato! E chi sarà? Hanno bussato? Io non ho sentito niente. Fiore, tu hai sentito bussare? Io? No. No. Hai visto, mamma? Hai visto che incubo, che ossessione? Io vi giuro che ho sentito bussare. Ma che incubo, che ossessione, dici? Hanno bussato veramente, signora? Sì. Ho sentito anch'io dei colpi chiarissimi. Ah, quei colpi? No, dovete sapere che è un vecchio zio della signora a fianco che per vuotare la pipa la sbatte in faccia al muro. Toc, toc, toc. Senta qua, senta. Ecco, io mi sento un'altra volta. Signora, quelli non sono i rumori che dice lei, stanno bussando realmente. Ah sì, adesso sì. È la polizia, mamma, è la polizia. Nascondetelo, nascondetelo. Adesso potete aprire. Ah, ma oramai credo che è inutile. Su. Forse se n'è già andato. Sì, sì, se n'è andato. Sento il rumore di uno che sta scendendo per le scale. Signora mia, chi nasce quadro non può morire tondo. Avanti. Tanto ci voleva per arrivare una volta. Commendatore,
voi qua? Donna Agnese, scusate. Come mai voi vi trovate qui a quest'ora? No, ero di passaggio. Sì, stavo ritirandomi a casa, allora passando di qua dico... Voglio dare un'occhiatina alla famiglia... Il cognome, scusi? La Manna. Ah, la Manna. Sì, per avere notizie di Robertino. Capirete, mi sento un po' responsabile. Sono stato io a volere che restasse qui. Siete sempre tanto gentile. Come per carità, è dovere, donna Agnese. Scusate, commendatore, vi devo chiedere un favore. A disposizione, don Leopold. Pardon, donna Agnese. Donna Mola, parmesso. Ecco, vedete... Beh, vi prego di non fraintendere quanto sto per dirvi, per carità. Sarebbe bene che in questi giorni in cui mio cugino si trova qua, voi evitaste di venire a trovare i vostri beneficati. Beh, siete il membro fondatore. Voi capite che una persona di rango elevato come voi, che viene in una povera casa come questa, è una cosa che dà nell'occhio, può attrarre l'attenzione, non so se mi spiego. Sì, sì. E questo è molto pericoloso per Roberto. Vi pare? No, trovo giustissima l'osservazione del signor Leopoldo, ma vorrei farvi notare che io non è che vengo spesso in questa casa, non è vero, buona donna? Sono venuto adesso unicamente per avere notizie di Robertino. A proposito, cosa fa il nostro simpatico latitante? Sta là dentro con mia figlia Fiorella. Ah, si è piazzato. Come dite? No, no, dicevo, sta bene, no? Sì. Ah, sta bene, sta benissimo. Sono grazie, contento per grazie, lui, assai. Per voi, don Agnese. Ecco, io volevo sapere che cifra avete stabilita al giorno per questa brava gente che ospita mio figlio. Beh, 10.000 lire. Come dite? Non l'avete sentito? Scusate, ero distratta, dite. Volevo dire 15.000 lire al giorno. 15.000? Vi sembrano troppe? No, credevo molto di più. Beh, se vogliamo aggiungere qualche altra cosetta alla cifra stabilita. Beh, oramai non mi pare più il caso di aggiungere niente. Piuttosto dopo faremo un bel regalo a questa gentile signora. Ecco, magari un bel regalo a questa santa donna che ha collaborato molto validamente. Sì. Oh, commendatore, sentite, io oggi nel pomeriggio sono venuta qua e ho già versato 20.000 lire. Brava, brava, donna Agnese, che cuore d'oro. Benissimo, avete fatto benissimo. E a chi l'avete versata? Beh, le... al marito. E avete fatto malissimo. No? Perché? Scusate, ma vogliamo lasciare i soldi in mano a quel delinquente. Quello se ne è bevuto via. Abbiamo perduto, quelle 20.000 lire abbiamo perduto. Ma a noi che ci importa? No, a voi non mi importa. A me interessa che di tutto ciò ne tragga a beneficio questa brava gente. Ah, non sì? Quell'alcolizzato, ma scansone. Avete ragione, commendatore. Donna, gli facciamo così. La prossima volta, quando avete intenzione di regalare qualche cosa... Sì, sì. Astenetevi, lasciate fare, lo dite a me, eh? Anticiperò io e poi voi con comodo mi restituirete. Ah, come siete gentili, per mi sacrificate sempre. Le cose o si fanno o non si fanno. Vogliamo andare da Robertino? Ma come no, andiamo tutti da Robertino. Permesso, signora. Andiamo a rendere omaggio a Robertino. Robertino? Donne a voi, voi non venite dal signor Roberto? No, mi trattengo qui un attimo. Simpatico, si trattiene. Prego, prego. Scusate, signora, vostro marito è in casa? Non l'avete visto. Come? No, dico, voi non lo avete visto. Perché lo cercate? Sì, devo parlargli un momento. Adesso? Ma come si fa? Quello sta in camera sua. Beh, che sta al Polo Nord, chiamatelo, per favore. Ma è necessario? Sì, è una cosa molto urgente. Vabbè. Dici, li parlo! Li parlo! L'avete chiamato? No, assolutamente. Oh, guarda un po'. Eppure mi era parso di sentire di poco. Commendatore. No, 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 assolutamente. No, io stavo chiamando mio marito. Liborio! Ah. Liborio! Ah, perché non è ancora partito vostro marito? No, no, io sono qua, stavo riposando un po'. Io capito. Sì. Addirittura nella camera della moglie, hai capito? In marica di camicia. Bravo. Quasi stanno passando i limiti della decenza e del buon costume, eh? Siamo in piena orgia, siamo! Ma scusate, commendatore, ma cosa c'è di strano? Come che c'è di strano? Questo mascalzone sta in manica di camicia nella camera nuziale, non c'è niente di strano. Ma nella camera da letto ci sta pure il nonno Simeone! Appunto, per un riguardo a nonno Simeone, non è bello. Vedete, sia Agnese ed io non abbiamo potuto prendere tutti gli accordi necessari con queste persone, e allora vorremmo prenderli. Va bene, prendiamoli. No, 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 da soli a soli. Cioè, io dovrei andare via? No, no. No, mi dispiace, caro Don Popò. Leopoldo, prego.
Scusate, credevo di vezzeggiare. Non vezzeggiare. Va bene, non oserò più. No, no, caro Don Leopoldo, mi dispiace, io non posso andare. No, è che vogliamo scherzare. Io mi devo accertare come è stato sistemato nonno Simeone. Quello è vecchio, asmatico, paralitico, bronchitico. È capace che l'hanno piazzato dietro hanno paravento, questi due, quello non vede. Ha bisogno di aria, ha bisogno di aria. Vogliamo andare a vedere, buona donna, cosa sta facendo nonno Simeone? Gaddafa! Quello è vecchio e paralitico! Il nonno, ma il nipote è giovane e si muove, è simpatico. Avete visto quanto è simpatico il nipote? Se non vi dispiace, vorrei scambiare due parole con voi. Con me? Ai vostri comandi, alle a voi. Devo parlarvi di una cosa molto confidenziale che deve rimanere tra me e voi. Tra me e voi. E accomodate, Leopoldo, accomodate. Grazie. Accomodatevi, ditemi di che si tratta. Allora, ecco, posso fidarmi? Di me? Oh, stato tranquillo, io quando voglio sono cieco, muto e sordo. Si tratta di nascondere, solo per questa notte, una persona in casa vostra. Oh, un'altra? E la dobbiamo nascondere qua. Vabbè. E chi sarebbe questa persona? Chi sarebbe? Alessio. Alessio? Sì, Alessio, il cameriere. Come il cameriere? Quello è morto. Appunto. E mi volete far nascondere, scusate, Leopoldo, una persona morta cadavere in questa casa. No, non si può fare. Lasciamo bene. Parlate di altre cose. Lo devo fare assolutamente. Se denunciamo la morte, cominciano le indagini. Le cose si potrebbero mettere male per mio cugino, per me e soprattutto per voi. No, e a me che me ne importa? Come che me ne importa? No, dico non me ne importa perché io sono tranquillo con la coscienza. È stata una disgrazia. E allora non vi preoccupate. Già, si fa presto a dirlo. Ma purtroppo dimostrarlo è difficile. E poi vedete, quel ragazzo non è nemmeno tanto normale. È vero, no? No, è un ipersensibile. Tant'è vero che sto cercando di indurre mia zia a farlo interdire. Non ho capito questo che avete detto, ma comunque io sostengo, è vero che la cosa è pericolosa, Leopoldo. Scusate, deve nascondere un cadavere, se poi quelli lo cercano e non lo trovano. No. Vero, che facciamo? No, per questo non c'è nessun pericolo. Ah. Alessio era apolide. Che cos'era? Apolide. Oh, povero disgraziato, guardate. E lui lo sapeva. Ma che cosa avete capito? Sapeva. Era apolide. Cioè, un uomo civilmente senza patria, perciò senza parenti. Ah, basterà dire che è partito e nessuno ci farà caso. Oh, Leopoldo, non lasciamo perdere, è una cosa pericolosa, come partite? Sempre un'occultazione dei cadaveri, non si può fare, oh, Leopoldo. Ci sono 200.000 lire per voi. Ci avete un cadavere solo? Eh sì, adesso porto tutto all'obitorio. Fidatevi di me. Dunque, fidatevi di me. Io vorrei fare una cosa. State zitta, parliamo dopo. Quando c'è, se ne va, Leopoldo. Leopoldo, guarda, Leopoldo è abbastanza calmo, sai? Sì, zia cara, ma non c'è da fidarsi, perché vedi, lo shock è stato molto grave. Sì, sì. Ad ogni modo, mi trattengo io. Tu è meglio forse che vai a casa a riposare. Come vuoi. Sì, è il caso che tu vada a casa. Bene. Adesso sì che sono soddisfatto. Nonno Simeone è stato sistemato una magnificenza. L'ha voluto mettere nel letto matrimoniale. Onora i vecchi e onorerai te stesso. Visse Sant'Alfonso Maria dei Suoi. Chi è? Oddio, chi sarà? Ma questa casa è un porto di mare. Aspettate qualcuno? Veramente, no. Vai a vedere. Chi è? Volevo, quando mandare la prete. Ah, è Pasquale. È Pasquale. È Pasquale. Che è stato, Pasqua? Ho portato Filippo. È tornato Filippo. È tornato Filippo. È tornato Filippo. Ma chi è Filippo? È il figlio. È il figlio. Del mio primo marito. Sì, che adesso è morto. Già, e la signora è vedova di marito morto. Ma cosa dici? In guerra, e se non mi fate finire, oh Leopoldo. Gesù, guardate questo come si è arrivato. Quelli della sala da ballo splendor l'hanno accompagnato fino a sotto il palazzo. Oh, poveretto, ma che ha le convulsioni? No, ha fatto una maratona e ballo. Sono 5 giorni e 5 notti che ballo una continuazione. Fatelo sedere. Sì. Fatelo sedere. No, per amor del cielo, no. Quello questi ci hanno raccomandato, è vero. Si deve sedere fra un paio d'ore.
altrimenti perde i riflessi. E che è un brillante. Ma l'ha vinta perlomeno questa maratona? No, si è ritirato dopo 120 ore. Pure, che schifezza e ballerina. Allora. Fili, Fili, come ti sento, Fili? Stangulil, parecchio Stangulil. Non lo fate dormire, una Maddalena. Fatelo passeggiare. Fatelo passeggiare. Morisbon, non lo faccio più. Papà. Io mi credevo che poteva pigliare il premio. Papà. Il premio non l'ha preso, ma l'encefalina l'ha pigliato sicuramente. Portatelo a letto assieme a nonno Simeone. Papà. Datemi un poco di camomilla. Papà. Un poco di valeriana. Papà. Che strano, che tipo! Gesù, quello si è fissato che io sono il padre. Beh, evidentemente voi assomigliate alla povera buonanima. All'ossa tua, dai. Zia, se vuoi riposare, non fare complimenti, eh. Commendatore, siate così gentile, per cortesia. Volete accompagnare mia zia a casa? Io mi devo trattenere ancora un momento. Voi vi trattenete? Sì. Ma perché non ve ne venite con noi? Non sentite... No, devo parlare assolutamente con Roberto. Caro commendatore, al piacere di vedervi nuovamente. Alla gioia. Già. Simpaticissimo. Quel nipote vostro è proprio di una simpatia veramente formidabile. Speriamo che tutto finisca bene. Non credo. Come non credete? Come lo dicevo, non credo per questa gente. Avete visto adesso la disgrazia di questo figlio? La famiglia sventurata. 5 giorni e 5 notti senza guadagnare una lira. Ma guardate, poi non ha vinto neanche il premio. Proprio ci ha cantato la civetta su questa casa. Come la civetta? Quella la civetta, si piazza sopra i tetti, noi fa... Siete superstiziosi? Avete voglia? Io no. Io so. Beh, vogliamo andare, commendatore? Dove? E volete accompagnarmi a casa? No, veramente, io vorrei... Come? Vorrei assicurarmi se a nonno Simeone è stata cambiata la biancheria. Commendatore, che vi interessa la biancheria di nonno Simeone? Ma no, no, andiamo, accompagnatemi. Usciamo, è meglio. Andiamo, vi prego, è meglio. Scusa, non è niente, così, va bene, no, ma adesso mi dovete spiegare per piacere come... Che adesso fate, è meglio detto in questo tono, scusate, vorrei sapere. Sentite, commendatore, voi credete che con tutte le disgrazie che io ho passato in questi giorni... Non ho capito. E che cosa avete capito? Ho capito che voi avete una buona ragione per venire qua, in questa casa. La beneficenza? No, ecco, non è solo la beneficenza. E quale sarebbe la vostra ragione, secondo voi, donna Agnè? Voi fate la corte a Maddalena. Ah, questo è buono! Ah, questo me l'avete capito! Che buffa sta cosa! Va bene, no. Voi siete un gentiluomo, non capirete mai di una cosa simile, però sentite, nel vostro interesse, per il vostro bene, di averte, state attento, perché per voi può essere molto pericoloso. Oh, donna mia, abbiate pazienza, no? Ed è da prescindere dal fatto che non è vero niente. Va bene. Anche perché quella donna non è il mio tipo. Va bene, ci vogliamo. Io sono un raffinato. Va bene, lo credo. No, voi mi avete detto pericoloso, vorrei sapere voi perché è pericoloso. Perché? Perché quei due si vogliono un gran bene. Non basta. Scusate, donna mia, se abbiate pazienza, no. Ma quale bene, sì, bene. Quello è un mascalzone. Voi parlate così perché non li avete visti come li ho visti io. Ma perché come l'avete visto voi? Quando sono venuto qui, nel pomeriggio. Quanto erano cari, affettuosi, stretti, abbracciati. Un quadro, due colombi in amore. Studiazione da delinquente, no? Comandante, vediamo. Non mi credo, donna Agnè. Non dite, mi dispiace. No, vi prego, non dite sta parola. Non posso credere, mi dovete giurare sulla vostra parola d'onore. Ma non esageriamo. Ma come, io impegno la mia parola d'onore? Ho impegnato tante cose io. Ma scusate, non so perché trovate tanto strano che una moglie voglia bene al marito. Ma quale marito? Non è niente, quello è un alcolizzato. Ma il marito? Vabbè, non ne parliamo più. No, come non detto, andiamo su. No, datemi il braccio, accompagnatemi a casa. Non posso morire. Usciamo. Oh, venite a cena a casa mia, sì? Non è niente, abbiate pazienza. A cena come? Non mi sei chiuso lo stomaco, voglio bene a sé. Gli aperitivi francesi buonissimi, vedrete che... Non bevo, sono a semi. Oh, mamma mia. Andiamo, avete le carte? Allora vi do dello sciroppo. C'è la frutta cotta, caramelli al miele. No, ma siete una drogheria o un'agnese mia? Onne voi, state qua. Venite, onne voi.
Se ne sono andati il commendatore e Donna Agnese. Io sono a vostra disposizione. Che dobbiamo fare? Volete dire? Dunque, ascoltatemi bene. Adesso bisogna andare a prendere. Voi le contenete il cadavere del povero Alessio e portarlo qua. Alla porta. Domattina all'alba lo vengo a ritirare. Ma fate delle... Avete detto i suoi soldi? Di quando pagate anticipatamente? 100.000 lire adesso. Le altre 100 a fine operazione. Queste adesso altre 100? Vabbè, va bene. Ma lì mi va, non ne può, scusate, mi va bene. Vogliamo andare a fare questo piccolo funerale? Andiamo. Scusate che voglio avvertire Matale. Matale! È meglio che ce lo dica che esco con voi. Matale! Che sta? Matale, io esco un momento col signor Leopoldo qua. E dove vai? Andiamo a prendere un bauletto con un po' di biancheria e qualche vestito per mia cugina. Sì. Voi se volete potete andare a letto. Andiamo, Leopoldo, andiamo. Buonanotte. Voi se volete potete andare a letto. Come se fosse una cosa facile. Ci sta più gente in questa casa che all'Eccelsior. Fiore! Fiorella! Che è stato, mamma? Prepara il letto, va. È quasi mezzanotte, signorino Roberto vorrà riposare. Tutto è pronto. Ho preso pure la coperta dal letto di zia Caterina, tanto quando si dorme in due si sente meno freddo. No, se è per questo possiamo dormire pure senza lenzuolo, perché siamo a tre. Devo dormire pure io con voi. Tuo fratello ha abbandonato la danza. E dove sta? Nel letto matrimoniale, insieme a Matusalemme. Devi vedere quanto sono belle, tutte e due, sembrano imbalsamate. Roberto, sì. L'appartamento è pronto, se volete riposare. Grazie. Mi dispiace che dovete dormire così. No, è perché ci starò benissimo. Il difficile sarà prendere sonno. Adesso mamma, sapete che faccio? Vado in farmacia e compro un sonnifero. No, aspetta. Guarda nel pacco che ha portato quello del comitato. Tanto noi che ce ne facciamo. Grazie di Dio, abbiamo di salute. Pomata alla penicillina, no? Vitamina B, niente. Ah, eccolo qua, Contro l'insonnia e gli stati emotivi. Questo va bene, no? Da 2 a 4 compresse secondo prescrizione medica. Sai che vuota? Diamogliene 6, così stiamo più sicuri. Ecco. Signor Roberto? Sì? Prendetevi queste pasticche, queste mi faranno fare una bella dormita. Grazie signora, grazie. Ci volevano. Sto morendo dalla stanchezza. Ecco. Buonanotte signora. Buonanotte signor Roberto. Buonanotte signorina Fiorella e grazie. Buonanotte. Signor Roberto. Lo nascondiamo dentro allo scapuzzino. Sì, ma silenzio. Aspido, come peso. Se non si può svegliare Roberto. Lo vuoi, pesone? State zitto.
Mangiava assai. Non parlate. Questa Alessia, pezzo d'uomo, eh. Qua ci vediamo un po'. Ecco. Alle 5 vengo qua domani. Chiudete qui, buonanotte. Buonanotte. Maddalena? Maddalena? Che vuoi? Maddalena, Fiorella sta dormendo. Marito dove sto? È uscito, l'ho convinto ad andare a dormire in albergo, qua non ci sta posto. L'hai convinta, io dove dormo? A casa tua, o in albergo con mio marito. Come sarebbe, se non approfittiamo adesso che siamo marito e moglie? No, va, Maggio, va, Marco, dove hai? Ti aspetto da me. Ma senta, va, vieni qui da me, ti aspetto. Va, Marco. Va. Assassino, guardami, sono Alessio. Tu mi hai ucciso, ma io non ti lascerò in pace finché il tuo cervello non sarà sconvolto dalla pazzia. Guardami. Maledetto assassino, guardami, sono Alessio. Assassino, tu diventerai pazzo, pazzo, pazzo. Assassino, signorino Roberto. Sveglia, signorino Roberto, c'è la colazione! Assassino, maledetto assassino, guarda... Maddalena,
Vieni qua fuori. Che vuoi? Se posso avere... Zitto, che sta dormendo il signorino, vedi qua. E sei tornata a fare? Sono tornata da quella faccia di schiaffi così io... Fa solamente la nostra e vedi se non ti spacco la testa con sta bottiglia. Calma, calma. Ragioniamo con calma. Siediti. Assediamoci. Stai comoda? Che vai trovando. Donna Maddalena, si consta che in questa casa si sta cercando di farmi fesso. Prima di proseguire ti voglio avvisare che per fare fesso Liborio Lamanna non basta una donna come te. Ah, si capisce, ci vuole pure un uomo. Mi fa spiritoso perché tu sei un mal rovescio. Nonno? Cacca. Facciamo il punto della situazione, eh? Facciamo punto e basta e andiamoci a coricare. Eh no, sarebbe troppo comodo, cara donna Maddalena, ti sta assettata e mi devi sentire. Dunque sono stati osservati certi sguardi amorosi fra te e quello pseudo sensuale di Vincenzo. Ma chi te l'ha detto questa sciocchezza? Chi me l'ha detto non ti riguarda. Quello che ti riguarda invece è solamente la mia reazione di fronte a questa notizia. Sai qual è stata? Un profondo senso di schifo. Sì. Perché una donna che ha avuto il piacere spirituale e fisico di giacere vicino al Liborio Lamanna non si può permettere di alzare lo sguardo su un sottoprodotto umano come Vincenzo. Per lei sai che cosa significa? Significa lasciare il caviale per un piatto di lenticchie. E qua stavo scritto, qua stavo scritto. Amen. È finita la predica. La predica è finita, però il predicatore non abbandona il pulpito. Io resto qua. Voglio controllare con i miei occhi, voglio vedere, va bene? Dove sta quel mascalzone di Vincenzo? Ah, io che ne so, se n'è andato da tanto tempo. Sei furba, ma meno me la fai, sai. Io dormo qua stanotte, qua dormo, vedi? Qua dove? Dentro lo sgabuzzino? Insomma, pare e piace a me. La casa è mia, è chiaro? Voglio dormire dove pare e piace a me, dentro lo sgabuzzino. Dentro lo sgabuzzino. Vado. E che fa questo? Qua dentro, di chi è? Deve essere quello con la biancheria del signorino Roberto. E io dove lo metto? Il letto dove lo metto adesso? Te l'ho detto che non ci sta posto, ti conviene andare a dormire in albergo. Sei furba, cara donna Maddalena, ma fermata. No? Io resto qua, dormo qua, nello scapuzzino. No. Hai capito? Sì, il baule lo tiro qua fuori e così tengo pure lo spazio per potermi stendere come meglio mi pare e piace. Fammi a prendere un cuscino, piuttosto, vai. Ti conveniva sballarmi, eh? A me? Che me ne importa? Io dormo, io. E io pure dormo, arrognato ma dormo. Scherzi con me due, andate in carica. Ah, sto Paolo non la dite lì. E poi non lo dico. Allora sì. Paolo lo dico qua. Ecco ci stanno, l'armatura degli alberoni. Ecco ci stanno le camicie di ferro. La mutanda di piombi, i calzini d'acciaio. Mamma mia, bello, ho sudato una camicia. Ora, sta dormendo il nonno? Che ne so, quello sempre morto quando è sveglio, figuriamoci quando dorme. Hai detto un'altra cosa spiritosa. E quando mi fai ridere quando dici queste cose così spiritose? Signor colonnello, l'osservatorio è pronto. Se non avete altri comandi, io torno in camerata. Ma da lei non fa la spiritosa per qua, capo di questo, lo sento uno di questi. Ma... Dai, colpiscimi, dai, muoviti, tira, e non hai il coraggio di colpirmi, vigliacca d'una donna. Oh, non li posso, no, io sono Vincenzo vostro. Ma scalzone, non ti muovere che faccio fuoco, sai? No, lo sparo. Accendi la luce. Sì. Non ti muovere che ti sparo.
Ti spacco la faccia io! Cosa vai a quest'ora di questa? Io sono venuto a fare un servizio, ho portato il baule con la biancheria del signorino Roberto. Sì. Non è che farfuglia, sai? Oramai so tutto. Cosa? Hanno parlato, li hanno visti insieme, oramai il morto sta nella bara, non puoi più negare. E chi ve l'ha detto? Quello deve essere un segreto, deve rimanere, non lo deve sapere nessuno. Allora è vero? È vero, ma non vi preoccupate, io conosco il mio dovere, non può. Io divido la metà con voi. Ma via, la tua metà, io sono un signore, ma... Lo so che siete un signore, perciò so quello che devo fare. Vi lascio la parte che vi spetta. La parte che vi spetta? E tu adesso la parte che vi spetta? Ma è la vostra metà. E io mi piglio la mia metà dopo che tu non hai fatti comodi tu. No, è un affare di 100.000 lire. 100.000 lire, per fare che cosa? Dopo l'imbarco mi danno 100.000 lire, lì poi. La imbarchi? Ma allora tu fai la tratta delle bianche. La tratta che? No, io devo fare questa commissione. State a sentire. Quando stiamo un po' a largo, plop, in fondo al mare. Ma da lei? Vostra moglie? Mia moglie, prossima, in fondo al mare. Sta facendo un bagno. Un po' spiritoso, che discorso? La faccio, bello. L'imposto sulla vista degli occhi, mi dovete credere, ci sono 100.000 lire. 100.000 lire? Per fare che cosa? Ma faccio Maria Maddalena. Maddalena, vi siete fissato con Maddalena. Non, signore, le 100.000 lire sono per far sparire la salma di Alessio. La salma di Alessio? Sì, signore. Il cameriere del signorino Roberto. E camarino. E dove sta la salma di Alessio? E sta dentro al baule, sotto di voi, dentro al baule. Ma calma, calma, non ti fidate. Va bene, non è vero. Qua dentro ci sono morti. Sono morti, no? C'era un cadavere morto. No, un cadavere con un po' di apertura. Perché non è poi spiritoso. E perché c'è la capestra? Ma quasi ti mettere paura, che è successo? Non potete parlare. E perché state portando che cadavere? Ma non lo spiego, io non mi faccio mettere paura. Il cadavere è stato portato qua perché domani mattina il signor Leopoldo se lo viene a ritirare e lascia 100.000 lire ai vivi. 100.000 lire ai vivi. E gli è tornata la favela. E noi facciamo 50.000 per una. Vuoi dire 70 a me e 30 a te, vuoi dire? E perché? Sì. E perché? Il cadavere è mio, sta in casa mia. Ma scherzone del mannaggia, morto, mannaggia. Non bestemmiare, sacrilego, che c'è un morto qua. Rispetta i morti. Ma scherzone che sei, cioè c'è un morto qua, bestemmia. In ginocchio di sacrilego, non si bestemmia davanti. In ginocchio, non si bestemmia. Ma che c'entri, scusate, il morto qua l'ho portato io. Abusivamente, vai via, sciacallo vecchino. È venuto a fare il commercio dei cadaveri in casa mia, è venuto a fare. Bello, cadavere 100.000 lire, cadavere 100.000 lire. 100.000 lire, sai, in casa vostra. In casa mia, si capisce. Domani mattina a ritirare il cadavere, sapete chi viene? Il signorino Leopoldo. Se non porta i soldi il cadavere non l'avrà. No, viene il signorino Leopoldo domani mattina e vi trova qua. Voglio vedere come giustificate la vostra presenza alle 5 del mattino in questa casa. E così si scoprono gli altarini, caro Don Libò. Questo è un ricatto che mi stai facendo. Non sicuro. Vieni qua. Che c'è? Delinquente, giamfutter. Se vieni qua, mettiamoci d'accordo. Facciamo. 60 a me. 60 a me e 40 a te, compresa la consegna. Mannaggia miseria, ma andata. Questa mia non c'è morto, non questa mia sacrilega. Va bene, 60 a me e 40 a voi, come volete voi. Bravo. Allora siamo no, 60 a me e 40 a te. 40 voi, 60 a me. 40 a te e 60 a voi. Ma non voglio, 40 a voi, 60 a voi. Vabbè, che vi devo dire? Ma domani mattina alle 5 io vengo qua, caro Don Libò. Se non mi porti i soldi il cadavere non te lo do io. Siamo d'accordo allora con lei, con sciacallo. Siamo sciacallo tutti e due. Siamo sciacallo. Lo so, Don Libò, state a finire. Credeva di farmelo a me, credevi. Scherzi col fuoco, come sai, come lo scherza. Io vado là, mi dico, cadavere me la vado. E mo me la fai a me, io mi piazzo qua vicino al cadavere. E ci vogliono solamente i carabinieri, ma mi muoverà anche a me. Prego, riscatti, immagini. Amen.
Assassino. Maledetto assassino. Sì. Vado a lavorare, loro dormono. Ora a me. Fiore? Fiorella? Natale? Natalena? Chi è? Ma Natalena! Aprite! Chi è? Aprite! Che succede? Chi è che mi ha chiuso dentro? Aprite, ragazzi! Che fai di me? Sei stato tu che mi ha chiuso dentro? Io adesso mi sono ritirato. E guardi che ho sentito un rumore misterioso da quella parte. Allora c'è stato quello che mi ha chiuso, il capozzino. Gesù, qua mi sembra il primo atto dell'Ambreto. Sì, Ci stanno i fantasmi pure qua, ci stanno. No, qua non ci stanno i fantasmi, qua ci stanno i fatienti. Chi te parla? Adesso la faccio io la tragedia, hai capito? Te la faccio vedere io il teatro. Hai visto quel mascalzone? Quel mascalzone di Vincenzo? Ha fatto un sequestro di persone. Hai capito? Dove sta? L'hai vista, Vincenzo? No, non l'ho visto. E Maddalena, ma non l'hai visto? Ma che c'entra Maddalena? Lo so io che c'entra Maddalena. Ma che l'hai stupato? Che non sai tanto. Ad essere che una settimana che mi sto pregando di aggiustarmi la lastica a tavolante. Nessuno se ne interessa mai. Maddalena, stai dormendo. Cosa? Sta dormendo. Ah, in camera mia? Ah, sì? E dove devo dormire? Dentro il capuzzino? No, dentro il capuzzino, no. Non si dorme nessuno la dieta perché mi sto arrangiando io. Ah, non vale, nessuno deve... Ho capito, allora la notte non te la devo passare qua sotto. E va. Non fa fragile. Si sono fregati il morto! E si sono fregati? Il morto, morto di 100.000 lire, mannaggia! Ma che morto è morto? Che morto è morto? Guarda, hai capito quella brutta di... Vai a chiudere lo scappuccino per fregarsi il morto! Ma non... Me ne va, tu sei imbriato! Ma dove va? Ma adesso ti faccio vedere io! Lo so io dove sta il morto! Ma ti faccio vedere come è uscito! Hai fatto i fatti voi! Per farlo al la mamma ci vogliono 10 Vincenzo Chic! Non batte più! Ole, ora che sto? Caccia il cadavere avanti. Cosa? Caccia la salma, dove hai messo? No, mi vuoi spegnere per questo? Siamo già d'accordo, la salma sta dentro la baula, donna. Non farò ignorare, sta dentro la baula, dentro la baula. Guarda un po' la combinazione, dentro la baula la salma non c'è. Ma non è possibile, il baule è chiuso, ah, l'avete visto? Ah, sì? Vieni a vedere, invece hai aperto prima. Ma vi avete sbagliato per l'impressione. No, vieni a vedere, non è possibile. Vai a vedere, sta dentro la baula. Mi avete sbagliato per questo. Hai visto? È sparita la salma. La vogliamo far comparire questa salma? E facciamola comparire? Prete, mannaggia, no, che ti spasso la faccia, figlio. Delinquente assassino, sciacallo, becchi. Ma che volete da me, ogni po'? Tu sei venuto in casa mia, ma io sono lo scapuzzino. Ti sei preso morta per fregarmi le 100.000 lire a me. No. Ah, no, a me sta cosa non mi convince. Ho capito tutte cose. Siete stato voi che avete fatto sparire il cadavere per pigliarvi le 100.000 lire. Io? Voi siete ladro. Caccia le stinte perché li scatola. Ma qua c'è morto. Voi, dove sta? In camera da lei. Avete nascosto in camera da lei. Io non ho. Voi siete ladro di professione. Tieni l'occhio, questo è il morto. Lo so io dove è scacciato, il morto sta in casa tua. La sapevi, ce l'hai portato tu, poc'anzi or non è qua. No, non è qua, questa è il morto, sta qua dentro, perché qua l'ho lasciato. E vi faccio vedere se non lo trovo, faccio un'ispezione, faccio. Arri, arri, arri.
Guardi, ma amore, il sonno dove dormo io? Ah, sei tornato pure tu, brava. Adesso siamo proprio a completo. Che cosa vai a trovare? Un letto per dormire. Io pure vado a trovare. Ma che sta succedendo? Io dentro un letto con nonna Maraviti che non mi ci metto, ma metto paura. Ma pigliatela con tuo padre, ce l'ha messa lui, ma ce l'ha messa. Ma che è successo? Qualcosa, signora Bella? No, è quella l'unica che dorme tranquillamente. Ehi, ho visto dappertutto, non ci sta, non ci sta. Questo va a casa, tieni, che cosa va a trovare? Ma questa è parte a troppo l'epocrafia. Come la mettiamo? Sentimi bene, guarda che in casa mia non è mai sparito un fazzoletto. Figuriamoci se poteva sparire un altro. Io ti ho dato di professione, cacciati morto. Io non l'ho toccato, è morto, non l'ho toccato. Io ti strafoco e cacci. Morto la vedete, Caterina è svenuta! Che l'hai fatta mia sorella? Che cosa l'hai fatta? Non ti stai! Da preoccuparsi, deve stare per qualche settimana fermo senza muoversi. Adesso il commendatore porterà il dottore e vedrete che scomparirà ogni preoccupazione. Ma che caro quel commendatore, ha preso un interesse vivissimo, eh? Eh sì, è un signore così buono. A proposito, vostro marito dove sta? Quale? Ah, mio marito. È partito, gli hanno trovato un lavoro fuori Napoli, sì. Scommetto che gliel'ha trovato il commendatore. Sì. Cioè, no, insomma, signore, non lo so. Beh, ma sapete che Fiorella è bravissima? Niente di meno che è riuscita a farmi perfino la barba. Sei stato più bravo tu che hai avuto il coraggio di fartela fare. Infatti, mi tremava la mano. Senti, Roberto, sì, se adesso che viene il dottore e dice che tu non ti puoi muovere, io ti mando un'infermiera. No, ma è perché? Fiorella è un'infermiera perfetta. A quanto pare tu non hai piacere di tornare a casa. No, non è per questo, mamma, è che mi sono fatto male, non vedi? E non mi posso muovere, no? Questo deve essere il dottore. Mamma, io vado di là, aspetto che finisca la visita. Ah, commendatore. Un divo, una donna. Caro don Agnese, voglio presentarvi il professor Corrosio, il quale vi tranquillizzerà sullo stato di salute di Robertino. Benissimo. Qua, 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 dove andate? Dove sono? Don Agnese sta qua. Ma io con gli occhiali non ci vedo qua. E levatillo. E come lo faccio il medico? Scusate, commendatore, ero distratto. Dottore, scusate tanto il disturbo, Per carità, il nostro mestiere. A noi ci disturbano sempre, dalla mattina alla sera. Eh sì, difatti il professore è molto berato di lavoro. Sì. E la clinica, l'ospedale, il gabinetto... Sì, delle analisi. Tante analisi, però è sempre... Sì, dottore, ma io non mi farò perdere troppo tempo. Io desidero solamente sapere qual è lo stato effettivo di mio figlio. Da me? Da chi, allora? Io qua so... Ne è venuto il mio assistente, commendatore? Sì, professore, è venuto l'assistente. È venuto già l'assistente? Sì, è venuto l'assistente. Commendatore, non mi fate parlare troppo a me. Forse è meglio... Dunque, professore, il vostro assistente ha fatto l'incessatura dell'arto. Vi ha mostrato il referto? Ecco, io vorrei vedere la diagnosi. Fate vedere la cartella, donna Agnese. Che se ne fa? Professore, ma cosa fate? La cartella clinica, quel foglietto di carta che vi siete messo in tasca. Ah, quello che abbiamo scritto, tu, sì. Mi dovete scusare, signore, mi dovete scusare, ma io sono molto stanco. Stamattina sono uscito alle 5 per la prima messa. Per la prima visita sono andato fuori Napoli. Sì, una visita fuori, a molte visite fuori Napoli. Sì, molti clienti. Allora? Dunque.
distorsione del femore. Come? Femore? Sì, donna Agnese, i termini clinici hanno tale una varietà d'accenti. Microbo, femore. E voilà! Distorsione del femore, facciamolo contento. Oh, mannaggia. Cosa c'è? Cosa c'è? Qualche cosa di grave? No, di grave no. Dite, dottore. Ma che? Commendatore, qua non si capisce molto bene. Qua c'è... Ma come non si capisce bene? Mamma mia. Qua c'è una frittura. No. Sì, c'è scritto una frittura. No, che frattura del perone. L'hai scambiato per una frittura di peperone. Ma è proprio una calligrafia da medico questo. E voi non siete medico, scusate. Sì, ma la sua è leggibile, donna Agnese. Sì, è perché io scrivo... Molto chiaro, a stampatello. A stampatello, sì. Allora... Vogliamo fare questa visita, sì, professore? Sì, facciamo la visita subito. Sì. Oddio, è caduta una colonna qua, come no, commendatore. No, professore, la mia gamba è ingessata. Chi ha parlato? Commendatore, per favore, una sedia. Sì, signore, una sedia, così facciamo la visita, presto, ce ne andiamo. L'ammalato è arrivata la sedia? Sì, c'è la sedia. Sì, sedia, il cappello pure, prendete. Accomodatevi, professore. Si è seduto un bebè. Dunque, raccontate come siete caduto. Io veramente non me lo ricordo proprio. Questo è buono, lui prima casca e poi non se lo ricorda. No, sapete che cos'è, professore? È che ieri il commendatore ha portato nei sandwich due bottiglie di liquore. Allora, siccome... Il signor Roberto non è abituato a bere liquori. Un bicchierino tira l'altro, diciamo così, si è sbronzato. Ecco, sì, ecco, per l'appunto, mi sono sbronzato. Ecco, poi dopo mi è venuto un sonno pesante e mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato ho trovato la gamba ingessata. Io non mi sono accorto proprio di niente. Sì, questo... così, difatti, quando è caduto, che è scivolato per le scale, lui, poverino, già stava nel mondo dei sogni. Non è vero, buona donna? Ma come? Noi ci siamo presi una paura. Vedete? È ancora cianotica la poveraccia. Ci sono. Io non mi ricordo proprio di aver sofferto. Già, non si ricorda di aver sofferto. Perché? Perché stava ancora sotto l'azione dell'alcol. Ma adesso facciamo una bella visita. Volete guardare un po' voi? Sì, lasciamo guardare, ci penso io. Cominciamo dal polso, sì. Presto, sì, dal polso. Sì, cominciamo dal polso. Vada presto. Il polso, un momento, quando... Dunque, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ricordo di quando facevo il bersagliere. Benissimo, battiti perfetti. Mo vediamo un po' la lingua. Sì, tirando fuori la lingua. Bella! Commendatore, quanto è buona la lingua! A ragù con le cipolluzze. Perfetto, senza guardare, senza nessuna macchietta. Sì, sì, sta solamente la canzoncina. Dentro la lingua. Ma guardiamo l'occhio, vediamo l'occhio è bello, è vivo, è fresco. L'occhio è freschissimo, commendatore. Non c'è, Paolo. Voi state bene. Signora, dove sei? La signora? Là, sono figlio qui, signora, vostro figlio fra 40 giorni potrà camminare liberamente. Meno male. Allora posso portarlo a casa? Sì, sì. No, professore, no. C'ha il perone storto. C'ha il perone storto. Il perone storto. Non volete andare, professore? Sì, io vado. Oramai ho fatto la visita, state tranquilli. Arrivederci, professore. Non volete lavarvi le mani? Me le sono lavate stamattina, ma lavano un'altra volta le mani. Dobbiamo aspettare a Natale. No. Simpatico. Allora ditemi l'orario, va? Sì. No. Mezzogiorno meno lì, è tardissimo. L'onorario, la signora Agnese vuole sapere l'onorario, la visita, quant'è la visita? 500 lire. Sì, per il tassì. No, vado a piedi. Ma stavolta ha preso il tassì. Sì. Lui fuori casa prende 5.000 lire, signora. Io tanto pago. Io tanto prendo. E io tanto vi do. Ecco. 5.000 lire. Sì, 5.000 lire. Grazie, signore, e non fate complimenti. Salutate, per qualunque cosa, chiamatemi. Guardate, non sono le gambe, braccia, piedi, mani, testa, specialità in lavoro in gesso. Il prezzo è sempre quello, signore. Magari se mi richiamate, io non metto più nemmeno il tassì. Vengo proprio a piedi, faccio risparmiare. Va bene, a piedi.
Avete visto? Ma state più tranquilli. Ah, signora mia, 40 giorni sono lunghi a passare. No. Ma passeranno, passeranno prestissimo, cara donna Agnese. Vedrete come passeranno buongiorno, presto. Buongiorno, chi è? Oh, buongiorno, buona donna, buongiorno. Buongiorno, signora, buongiorno. Buongiorno. Voi, buongiorno. Buongiorno. Beh. Buongiorno. Allora, Roberto, io vado via. Sì. Devo correre a casa. C'è Leopoldo che non sa niente di quest'altra disgrazia che è successa, capisci? Ah, certo, vai, mamma, vai. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao, bello. Commendatore? Don io vado via, penso che voi vogliate restare ancora un poco, eh? Vorrei dare ancora una sistemata a nonno Simeone. Ecco, brava, ha tanto bisogno di me, povero vecchio. Beh, lo immaginavo. Comunque grazie, grazie sempre per di carità. Tutto. Non mi dovete ringraziare. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci, signora. Gentil donna, volete ciao, accompagnare? Ciao, ciao. Scusate, signora. Attenzione agli scalini, donna Inese. Grazie, grazie. Arrivederci. Di nuovo, arrivederci. Commendatore, scusate, una parola. Momentino. Volevate me, volevo. Sì, momentini, volevo chiedere. Scusate, mi sta chiamando il signor sì, Roberto. Sì. Pardon. Prego. Scusate. Ditemi tutto, donna. Scusate. Commendatore, a voi ve lo posso dire. Sì. La verità, a me mi fa piacere che il dottore ha detto che non mi posso muovere, perché... sì, perché io qua ci sto tanto volentieri. Confidenza per confidenza, don Roberti. Sì. Io l'avevo capito. Chi sarà, mo? Lo vuole sapere da me, signora. No, io non conosco la casa. Ah, buongiorno, sono sì, tu. Signora Maddalena, questi sono per Fiorella. Veramente? Sì. E chi l'ha ordinato? La signora ieri sera, con l'ordine di consegnargli oggi. Grazie assai. Prego, arrivederci. Arrivederci. Fiore! Fiorella! Fiore! Che è stato, mamma? Hanno portato questi per te. Veramente? Per me? Scusate, sono stato io che mi sono permesso, sapete? Sì, me li ho fatti ordinare ieri da mamma. Siete stato voi? Grazie, grazie assai, quanto so belli. È la prima volta che ricevo dei fiori. Come? E allora? E alle tre l'abbiamo visto uscire. E chi l'ha seguito? Marcello. Si è accorto di niente? Non credo. Non credo. Ah, questo deve essere Filippo. Sì, tutto a posto, mi raccomando. Sì, aspetto soltanto te, bene. Mi raccomando. Va bene, buona donna, va bene. Sì, sì, state tranquilla, non vi preoccupate. Voi da quelli della sala vorreste passare a quelli del palcoscenico? Ah, sì, sì, sì. Lasciate fare a me. Grazie, commendatore. Vi accontenterò senz'altro, grazie, state tranquilla. Grazie. Ho tante buone amicizie, grazie, vedrete. Scusatemi tanto, don Roberto, io devo andare. Sono atteso al circolo per una riunione importante. Prego, commendatore, prego. Io vi ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto niente, per me. Niente, figlio. Avete agito come un padre. Niente, niente, niente. Non mi dovete ringraziare, amico mio. Io ho fatto della mia vita un sacerdozio. Scusate, ma il consiglio mi sta fischiando. Oh, mi sta aspettando. Prego, arrivederci. Prego. Tanti auguri, eh? Grazie. E auguri. Attenzione all'altra gamba. Certo. Cara signorina Fiorella. Commendatore. I miei rispetti. Arrivederci. Buona donna. Mi raccomando. Grazie, molto gentile. Non pare. Siete tanto gentili. Figurato. Omaggi devoti a vostro marito. Rifarirò. Mamma, vi dispiace se suoniamo il disco? No, fate, fate. Io devo andare a fare la camera da lei. Grazie. Vogliamo fare questo giro? Te ne approfitti che sto in queste condizioni. Vero, beh, ma anche se è uscito pazzo, ci possono vedere. Sì, continua tu, continua ad approfittartene che non mi posso muovere. Adesso sei mio prigioniero. Purtroppo solo per 40 giorni, eh? Ma se fra 40 giorni le cose non si sono messe in modo che possiamo stare assieme, guarda che ti dico, io mi prendo un'altra sbronza e mi rompo l'altra gamba. Poi ho le braccia, poi la testa e hai voglia. No, la testa no. Fiore, Fiore, io ti voglio tanto bene. Robè, senti, devo dirti una cosa. Che tono serio. Ma è una cosa seria. Quello che tu credi mio padre, non è mio padre. Che? Il signor Liborio non è tuo padre? Sì, ma quello che tu credi il signor Liborio,
Non è il signor Liborio. Gesù, è il signor Liborio, chi è? Quello che tu credi il commendatore. Hai capito? No, nemmeno tanto così. E allora incominciamo da capo. Sì, forse è meglio. Mio padre fa una strana professione. Fa l'invitato. Che fa? Fa la professione di invitato. E fingendosi commendatore ha fondato un comitato di beneficenza per fare la beneficenza a lui stesso. Insomma, la nostra famiglia. E quando quel giorno arrivasti tu, mio padre stava qua come membro fondatore del comitato. E allora? E allora la tua presenza in questa casa l'ha costretto a rimanere commendatore. Quel commendatore che tu conosci. Ah, bellissima! Ah, per questo viene sempre qua, allora. È bellissima, parola d'onore. Tu ridi, non sei arrabbiato. Arrabbiato? Anzi, Fiorella, tuo padre mi era già simpatico prima. Adesso, guarda, ti giuro, mi è simpaticissimo. Che grande attore. No, è solamente un uomo infinitamente buono e caro, che fa qualche onesto imbroglio per mantenerci. Avanti. Buongiorno, signor Leopoldo. Allora? Che cos'è questa storia della gamba, della caduta? Che è successo? La signorina Fiorella ti ha salutato. Buongiorno. Lo sai che oggi dovevamo partire per il Cilento? Certo che lo so, non si può. Guarda, mi sono rotto una gamba, è così semplice. No, non è tanto semplice. Io non voglio assolutamente che tu rimanga ancora in questa casa. Ogni giorno che passa la faccenda diventa sempre più pericolosa. Perché? Non capisco. Mamma ha detto che avevi sistemato tutto. Lascia perdere quello che ha detto mamma. La verità è, come del resto avevo previsto, quel fanfarone del commendatore, a furia di andare e venire, ha richiamato l'attenzione sopra questa cattapecchia. Come fai a giustificare la tua presenza qua dentro? Ah, senti, Leopoldo, io non so che cosa dirti. So solamente che il professore ha dichiarato che è pericoloso trasportare. È molto più pericoloso restare qua. Scusate se mi intrometto, signor Leopoldo, ma il signorino non si può muovere. Nessuno ha chiesto la vostra opinione. E invece la signorina Caterina ha ragione, guarda. Io non mi muovo, resto qua. Tu farai quello che dico io. Io sono il tuo tutore e ne assumo tutte le responsabilità. Ricordati che fra un mese sono maggiorenne. E sarai sempre quello sciocco irresponsabile che sei. Vuoi ricordarti che hai ucciso un uomo o no? Ma è stata una disgrazia. Ma proprio così, signor Leopoldo, è stata una disgrazia. E poi, seppure lo trovano, non lo possono più arrestare. Vi ho detto che dovete stare zitta. Ma cosa credete? Che non abbia capito che lo volete trattenere qua per cercare di sfruttare ancora questa disgrazia e per prendere quanto più denaro è possibile? Già. Roberto viene con me. Voi non siete che degli avvoltoi. Tutti quanti. Uè! E chi te la dà tutta questa confidenza, eh? Oh, va bene, coppa sta terra. Dopo che ci siamo messi a quel rischio di andare tutti quanti in galera per causa vostra, quella ci chiama pure a volte, voi ci chiama. E adesso che cosa mi dovete rispondere? Ma sta facendo che silenzio, ma insomma, ma che mai? Ma faccio fatto. E che cos'è questa lazzata, questo indegno bailame? Ma come, voi siete ancora qui? Ma che cosa volete ancora? Prima di tutto non voglio sentire urla che offendono la buona educazione e le mie trombe d'ussaccio. Cosa? Poi vorrei sapere come mai questa specie di cornacchia si permette di venire in maniera così indecorosa verso un nobile galantuomo, gentiluomo quale voi siete. Ma che stai dicendo? Silenzio voi, sovversiva! Vi ringrazio del vostro intervento, commendatore. Per carità. Mi ribolle il sangue, capite? Al pensiero che questa gentaglia, dopo che ha ricevuto del bene, cerca di ricattarci anche. Ricattare? Ma che stai dicendo, Leopoldo? Giustissimo. Signor Leopoldo ha detto la parola esatta. Ricattare, questo è un ignobile ricatto. Irriconoscenti, esosi, avari di danaro, cosa volete di più di quello che avete preso? Caro Don Leopoldo, voi state buttando le perle ai porci e questi plebei le stanno calpestando. Dite a me quello che avevate pensato di fare per il caro Robertino. Come cugino di primo grado e come tutore avevo predisposto un rifugio in una zona solitaria, sì, in una loro tenuta di campagna nel Cilento. Sentite, c'è anche la tenuta nel Cilento. Come? No, dicevo, avete fatto benissimo. Bellissimo, sono veramente contento. Bravo, bravo, mi compiaccio. Sì, grazie, grazie, grazie della vostra approvazione. Prego. Già. Perciò, caro Roberto, ingessatura o non ingessatura, tu adesso lasci tutto e te ne vieni con me. Mi pare? No. Come no? Ma scusate, Don Leopoldo, non vedete?
Il signorino Roberto ce n'avrà per 40 giorni. Ma allora, scusate, voi volete prendermi in giro? Sì. Come vi permettete? Scusate, mi è scappato. Voi non dovete mettere bocca negli affari che non vi riguardano. Voi siete un intruso e basta. Prego, calma. Io farò quello che devo fare. Va bene, fate quello che volete voi, ma non perdiamo la calma, per amor di Dio. Perdiamo la calma. Qua se perdiamo la calma non combiniamo più niente. Per cortesia, volete lasciarci soli? Vorrei conferire a quattro occhi con il signor Leopoldo. Non ho nessuna intenzione di discutere con voi. E io invece sì. Vogliamo sgombrare l'aula? Subito, come ecco, c'è. Portatelo via. Roberto, dove vai? Portatelo via. Roberto, ti ho detto di rimanere andato, qua. È andato. Roberto! È andato. Ma questo è veramente il colmo. Ma come vi permettete di dare degli ordini in una casa che non è la vostra? Calma. Ma dov'è il padrone di casa? Prego, calma, calmatevi, adesso verrà anche... E vi farò mettere a posto io. Benissimo. E intanto per cominciare io rimango qua. Non mi muovo finché non arriva. Bravo, fate bene. Accomodate. No. Non vi volete sedere? Vi ho detto di no. Vabbè. E mi seguo io. Ehi, sono stanco, caro Don Leopoldo. Io lavoro. Io lavoro, sì. Che battaglia. Don Leopoldo, mentre aspettiamo il padrone di casa, vorrei raccontarvi una piccola storiella. Non ho nessuna intenzione di ridere. Ah, ma non è una storiella per far ridere così, no? È una cosa interessantissima. Accomodatevi, prego. Sto benissimo in piedi. Non vi volete sedere? Ho detto no. Vabbè. E la storiella non la volete sentire? No. E allora me la dico da me. Ecco, bravo, raccontatevela da voi. Dunque, in una nobile famiglia della nostra città vive un giovanotto dal carattere sensibile e impressionabile. Questo giovanotto è affidato alla tutela di un distinto cugino, il quale amministra il suo patrimonio. Questo distinto cugino è un uomo di mondo, ha una vita brillante, gioca, spende con generosità. Però, fra tante belle qualità che ha questo cugino, ha un difetto. Eh già. Non si ricorda che quei soldi che lui sperpera non sono suoi, ma sono del pupillo sensibile e impressionabile. Siete seduti, avete visto? No, capita, sì. Uno mentre sta in piedi, così, piano piano se ne scende e non se ne accorge. Ma adesso mi alzo io, se no in due sedute è brutto, eh? E allora? Mi interessa la storiella? E allora, questo simpatico cugino, che è un uomo di mondo, come vi dicevo, che cosa pensa di fare? Lui non tiene presente che quel danaro che sta sperperando così simpaticamente non è suo, ma è del pupillo sensibile e impressionabile. Voi che cosa avreste fatto al posto suo? Io? Cosa c'entro io? Eh già, no, dicevo così tanto, anche perché voi siete simpatico e attraente, dico, poteva darsi che lui... Adesso ve lo dico io. Questo cugino che è simpatico, ma non è sciocco, a un certo momento pensa, dice, mo sa che faccio? Mo faccio interdire il pupilletto. E così posso continuare a sperperare il suo danaro senza essere scoperto da nessuno. Eh? E la pensate coi fiocchi o no? Voi che avreste fatto al posto suo? Eh? La conoscete questa storia? Io so soltanto che vi state seccando con i vostri discorsi cretini. Ah, perché non sapete come va a finire. Adesso io il bello. Questo simpatico cugino, che cosa pensa di fare? Acquista un giocattolo come questo. Calma. Piano, cosa fate? No, è scarica. Cosa state facendo? È scarica. Te lo vedo così, hanno detto. Ma togliete questa rivoltella. No, non abbiate paura. Comunque non succede niente. Se non vi muovete non succede niente. Acquistato il giocattolo, il signor tutore pone la sua attenzione su un baule personale del pupilletto. Un baule qualunque, ne diamoci, niente di straordinario. Anzi, me ne faccio vedere uno uguale, preciso, Signor Gennaro, volete accomodarvi? Introducete il baule, per piacere. Il famoso baule.
Buongiorno. Buongiorno. Rifiuto di assistere a questi stupidi scherzi. Calma, calma, che la storiella non è finita ancora, vi prego. Voi calma. Siete un pazzo, un criminale. Guardate, non fate così, perché quella è scarica, la rivoltella è verissimo. Ma non si può mai sapere. È capace che ci è rimasto qualche colpo in canna, scappo un colpo, e che facciamo? Vi rendete conto di quello che state facendo? Vi rendete conto? Calma. Togliete quella rivoltella! Calma. Toglietela! Non abbiate paura, calma. Signor Gennaro, voi che siete un esperto in bauleria, volete dire al signor Leopoldo che cosa avete trovato di strano vicino a quel baule? In questo baule sono state praticate dei fori ai lati ed è stata applicata una serratura interna per... Basta così. Adesso il tutore che cosa pensa di fare? Ti combina, avendo a disposizione la rivoltella e il baule, tu combina questo scherzetto, eh? La scena. Dunque, qui il piccolo studio del pupillo sensibile e impressionabile. La madre del pupillo non c'è. È uscita, poveraccia, per una beneficenza. Il giovane pupillo sta seduto dietro la sua scrivania e sta canticchiando una canzoncina così, allegramente. Signor Filippo, avete un minuto di tempo? Anche tu, commendatore. Volete fare la parte del pupilletto? Subito. Bene, sedetevi e canticchiate allegramente. A questo punto entra il tutore. Se permettete, la parte del tutore la vorrei fare io. Ci tengo. Entra il tutore e va vicino al cugino e gli dice: come va, caro pupillo, come va? No, non c'è male, caro tutore. Vedi che cosa ti ho portato, caro pupillo? Ah, com'è bella, grazie, caro tutore. È un vero gioiello, sai. Si impugna come un guanto e si mira alla perfezione. Lo vedi quel calendario dietro quella porta? Sì. Ebbene, tac, tac, centrato. Adesso prova tu, caro pupillo. Senti com'è maneggevole. Ma le armi mi fanno un po' impressione, caro tutore. No, ma oramai sei un uomo, non dovresti aver paura. Prova, caro pupillo. Dammi, caro tutore. Spara, caro pupillo. Ecco, caro tutore. Che è successo? Ti ha sparato. Hai ucciso un uomo. Oddio, che cosa ho fatto? L'ho ucciso! Sono un assassino! Alessio! Non è Alessio! È Pilush! È morto! Non è morto! Pilu, alzati! La parte di cadavere è finita! Non è morto, signori miei! Non è morto come non è morto Alessio! Alessio non è morto! Alessio è più vivo in un capitone che ricchio! Al signor Leopoldo non serviva un morto morto, serviva un morto vivo. E se no come faceva a farlo apparire di notte in questa casa per ossessionarmi fino al punto di farvi impazzire? Io mi rifiuto di rispondere all'assurdità di un pazzo come voi. Fatemi uscire! No, stiamo parlando di voi, ci vorrete lasciare. Non è ma, bello. Ma io non, io non capisco più niente, ma perché voleva farmi impazzire? Che interesse aveva? Per farvi intervire, per continuare a sperperare i vostri soldi come ha fatto fino adesso. No, non è possibile, io non ci credo. Ma non ci devi credere! Ti giuro che sono tutto menzogna di questo sporco individuo! Ah sì? E allora perché volevate scappare adesso? Per andare a denunciare un vostro lurido ricatto! Che bontà! E quel baule col morto dentro, che ce l'avete portato a fare in questa casa? Allora, cercare di dimostrare che in un eventuale sopralluogo il corpo non è in casa di Roberto, ecco. Giustissimo. Giusto. E quella giacca da cameriere macchiata di sangue? Trovata da Pilusce di notte in casa vostra, che cosa significa? Che domanda idiota! È il sangue dell'ucciso, no? E allora tranquillizzatevi, don Roberto, voi non avete ucciso un uomo, voi avete ucciso un vitellino da latte! Un vitellino da latte? Sì, Piluscio! Commendatore! Per cortesia, sì. Volete spiegare a questi signori che cosa è il risultato alle analisi? Il sangue che stava sulla giacca era sangue di bovino. E allora, signori miei, i casi sono due. O il sangue di Alessio non era suo, o Alessio è figlio di una mucca. Insomma, basta!
Io vi sfido a provare le vostre accuse senza testimoni. Ancora testimoni, Signorina Caterina, abbiate pazienza. Dove sta vostro cognato? Dello Sgabuzzino. Lo volete introdurre per piacere con tutti gli onori? Subito, commendatore, caro. Fatelo venire, quel caro cognato vostro. Quell'amabile cognato vostro. Voglio vedere adesso che vi trovate faccia a faccia con il vostro complice, come ve la caverete. Ecco mio cognato. No! E perché l'avete legato? Scioglietelo, povero disgraziato. Scioglietelo. Vi basta? Vedo dei vostri modi che siete proprio un gangster. Isoghe. E voi come permettete che quest'uomo spadroneggi in casa vostra? Già che siete così ingenuo, ve lo dico io. Quest'uomo fa la corte a vostra moglie. Ma questa è bella storia. Ma come vi deridono e voi non vi ribellate? Ma che razza di uomo siete, Don Liborio? Ma qua Don Liborio è Don Liborio. Signorina Leopoldo, Don Liborio non sono io. Don Liborio è lui. Sono io. È lui. Voi. Io. Allora. Afferrati. Allora è tutto un complotto. Vigliacchi. Fora tutti. E anche voi contro di me, dopo che vi ho dato 200.000 lire. Quanto gli avete dato? No, no. 200.000 lire. No, papà, calmi. No, no, non è vero, non è vero, non gli credete, quello è buciardo, non mi ha dato 200.000. Va bene, lascia, non gli faccio niente. Lasciami sistemare prima il Candido Fiorellino, poi mi rivolgo subito. E allora? Adesso che mi avete smascherato davanti a tutti quanti, come il corteggiatore di questa gentil donna, vogliamo andare in questura? Allora volete proprio ricattarmi, eh? Ricattare? Mascalzone delinquente! Che approfittavi del mio stato per farmi uscire pazzo, sì? Oh, se potessi muovermi, io ti spaccherei la faccia! E perché non vi muovete? A chi aspettavo? Per via di questa maledetta gamba rotta! Ma non è rotta la gamba, non è rotta! Questa ve l'abbiamo incessata quella sera che stavate sbronzo. E perché? Perché? Per non farvi tornare a casa sotto le grinfie di questo delinquente. Ah, grazie, grazie, commendatore, per avermi dato la soddisfazione. No, no, no! Lasciate, quello se lo mangiano, già. Va bene, ma stammi a sentire, guarda, io non ti denuncio unicamente per non dare un dispiacere a mia madre, ma se domani, ti giuro, guarda, che se domani io ti trovo ancora a Napoli, ti mando in galera come l'ultimo e il più spregevole delinquente, hai capito? Ha fatto la fine fedonte. Va bene. Ho capito. Fa piacere di non vedervi mai più. In quanto voi ritenetevi schiaffeggiato. Apretelo. Si fa. L'andata via l'ha fatta proprio bene. Mi sembrava Ruggero Ruggeri nel piacere dell'onestà. Zitto, per carità, voglio bene, per carità, zitto, perché questo non è il momento. Olibò, ma chi l'avrebbe immaginato? Ega, quel... Una sciocca l'opzione dell'inverno. Viene finita, sì. Olibò... Io ti spacco la faccia, ma perché, Olibò, io vi ho sempre voluto bene, vi ho anche aiutato. Che hai fatto, tu, che hai fatto? Come che ho fatto? Vi ho aiutato, perché se io non facevo il testimone necessario, lui non faceva il reo confesso, eh? Confesso, vuoi dire, perché eravate in due contro di me. Ecco. Ma io ti rompo. Io vi voglio bene, Olibò, non mi fate questo. E va bene. A voi due, pigliate questo signore e portatelo lì. Prendete il mobilio di questo signore scaraventato dalla finestra assieme a lui. No, no, il mobilio non lo potete toccare. No, non è mio, è dell'infermiere del terzo piano, non l'ha pagato ancora. Cammi, non lo toccare. Il mobilio non è roba di cammi. A Roma no. Io non so come esprimervi la mia riconoscenza. Grazie, commendatore. Oh, scusate. Grazie, signor Liborio. Papà. Ma tu quando è che hai cominciato a capire che c'era qualche cosa sotto? Quando ho visto camminare il morto, capirai, un morto che cammina non può essere che un morto vivo. E allora pensai, dico, qua per far camminare i morti significa che vogliono far spaventare i vivi. A chi voleva spaventare il signore morto? A voi. A me. A voi per farvi interdire e continuare a sperperare il vostro denaro. È il bello che l'unica persona che ha dormito quella notte poi sono stato io. Per forza, con le 6 pasticche di sonnifero che ti dette mamma. Beh, e che cos'è questa confidenza che ti pigli con il signorino Roberto? Che cos'è questo tu che ti dette? Ecco, vedete, noi ci diamo del tu, sì, perché, insomma, noi ci vogliamo bene. Ah,
Ah, non hanno perduto tempo, eh? È una cosa seria, vi giuro. Fiorella è una ragazza così cara, così buona e così dolce. Ed io me la voglio sposare. Fiorella, hai sentito? Ha detto che ti vuole sposare. E come l'ha detto bene, con quella bella voce di petto, bellissimo. La vuoi finire? Smettila, ti sto dicendo. E allora? Allora che dite? Ci date il vostro consenso? No. Papà, ma che dici? No. Vedete, Don Roberto, io sono certo che voi in questo momento volete bene Fiorella. Mia figlia è stata vicina in questo terribile momento, per voi vi ha fatto sentire il suo affetto. Quindi è facile innamorarsi in queste condizioni. Bene. Ma io credo che voi però avete visto in mia figlia, come si dice, avete visto qualche cosa di più grande di lei. Fate una cosa adesso, tornatevene a casa vostra, nel vostro ambiente, cercate di far passare un po' di tempo. Quando vi sarete accorto che il vostro affetto è così forte fino al punto da farvi sposare Fiorella e soprattutto da farvi passare sul fatto che povera figlia è nata in una famiglia, diciamo così, un po' troppo pittoresca come la nostra. Ma io sono sicuro. Già, ma voglio essere sicuro pure io. Quando sono marron glacé, bignè. No, questa è mia figlia. Non si scherza, caro Roberto, mi dispiace. Adesso tornatevene a casa vostra, tranquillo. Fatevi togliere il gesso, ecco, vi darà una mano a Fiorella, Fiorella, vai, papà, vai, l'accompagni tu, Beh, e che cos'è questa faccia? Su, allegria, papà, allegria. Non ti preoccupare, se son rose fioriranno. E stai tranquillo che se ti vuole bene qua torna. Complimenti, boh. Stiamo per diventare barone. Filù ti voglio bene, non di sciocchezze, ma barone. Proprio così invece, se lui è titolato, quando Fiorella si sposa, anch'io farò parte della nobiltà, Ah sì, Tu sarai la prima nobile della famiglia Lamanna. Certo. Con lo stemma diviso in due. Da una parte scritto signore e dall'altra parte signori. Filù, grazie assai per la tua bella collaborazione. Io non ti dico di restare a cena con noi perché... Crede che a stasera ma anche smagna. No, io vado fuori. State buono. Ah, senti, il nonno adesso te lo puoi prendere se vuoi. Il nonno? E dove sta? Sta nella camera da letto, via, sta là ora. Sì, sì. Ma non è morto? No, è perché va a morire. E io non l'ho sentito più cantare. Perché non lo senti cantare? No, stai tranquillo. Abbiamo scoperto pure che se sta zitto succhiandosi il pomo dell'ombrello di mia sorella Caterina. È meno dolce delle caramelle, ma dura di più, è più economico. Ma guardate come va pensando. E allora più tardi vengo a prendere il grosso. Vieni qua. Qua stanno le 1000 lire per il noleggio del nonno. No, il noleggio te lo devi prendere. Non fammi la colla. Senti, facciamo una cosa, con queste 1000 lire, io adesso le lascio a te e tu le dai a Fiorello per il suo fidanzamento. Va bene? Hai capito? Un lavoratore, questo è il popolo. Se l'è lavato dalla botta, dice lì. E che ti devo dire? Compreremo dei fiori, li metteremo nella stanza di Fiorelli. E questo lo dai al signorino Roberto là. Ma che ne stai in vita di regalo? No, questo è suo. Un orologio. E come te lo trovi tu? Così, stamattina, mentre facevo la visita medica, tastandogli il polso, mi è scivolato nella tasca. Mamma mia, le scivolò. Sarà in casa. Vabbè, è la forza dell'abitudine, di buono. Più tardi vengo a prendere la Simeone. Che tipo. Adesso che esce il signorino Roberto glielo dà. Il Frank dove sta? In camera di Fiorella. Come camera di Fiorella? Ecco la capacità della camera di Fiorella. E stamattina lo stira di pantalone. Non lo potevi dire, tirare fuori e lo mettere in camera lì. Non ci ho pensato. Da camera di Fiorella. Non ci ho pensato. Che disordine. E che fai? Esci? Sì, esco. La mia giornata non è ancora terminata. Devo andare al rinfresco di chiusura del congresso enologico internazionale. Di Fiorella, non ne vogliamo parlare. Di Fiorella?
E io ho parlato di Fiorella, che non hai sentito. Ah, mi fa piacere. Già. Mi fa piacere. Quando parli è come se non parlasse nessuno. Tu senti a me e pensa un'altra cosa, è così. E vabbè. E la ciacca, il fratto. Il colletto, la cravatta. Oh, momento, in camera tua. Ma come in camera mia, o calzone qua, o colletto in da camera mia, o fracca in da camera mia. Ma papà sì, e vado a prendere. E muoviti, fai presto, muoviti. Muoviti che c'ho da fare, muoviti. A che ora torni? Tardi, molto tardi. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Anche se non ti trovo in casa, non ha nessuna importanza. L'importante... Come sarebbe non ha importanza? Che significa? Oh, Maddalena, insomma, tu non l'hai capito che le cose fra me e te stanno cambiando? Ma quali cose? Ma non da letto, lasciamo stare, voglio. Non ne parliamo, lascia stare, io sono stanco. Sienta a me. Limitiamo le discussioni allo stretto necessario. Tanto dopo quello che ho visto, dopo quello che ho sentito... Ma perché? Che hai visto? Che hai sentito? Una sola cosa e vale per tutte. Che tu non mi vuoi più bene. Eh? E io non ti domando nessuna spiegazione, lo sai? Non te lo domandi perché, per come. Che lo domanda fa? Per sentirmi dire le solite cose? No. Se tu hai creduto così e credi così, lascia stare, non fa niente. Forse è meglio, ma dai, ognuno di noi piglierà la sua strada, così non se ne parla più. Ma perché tu fino a mo' che hai fatto? Non sei andato dritto per la strada tua, senza domandarti mai qual era e com'era la strada mia? Ah, può darsi benissimo, ma i miei sentimenti nei tuoi confronti non sono mai cambiati. Io ti ho voluto bene e ti voglio bene. Sì. A modo tuo. E perché che aveva fatto? Che cosa avrei dovuto fare avanti, sentiamo? Perché non me l'hai mai dimostrato. Chi sono stata e chi sono io per te? Maddalena, una donna selvaggia e primitiva. Taci, cavernicola. Non parlare, casalinga. E zitti, ignorante. Hai fatto sempre tutto quello che ti è piaciuto a te, senza farti sapere mai niente della vita tua. Mi hai lasciato sempre solo dentro a questa casa, che non è nemmeno casa mia, perché io non sono tua moglie. Il fidanzamento di vostra figlia vi ha fatto proprio felice, vi ha fatto. Mamma mia, che mortorio, mamma. Mamma. Fammi a prendere i guanti e il cappello. Rapido, le guanti, è che stai che là, mi sono la macchina della cazzo. Sono stanco. Cammina, zitta, cammina. Tu sei nata a Marcianise, eh? Sì. Scriva a qualcuno del tuo paese, va? Fatti mandare la fede di nascita e lo stato di famiglia. Per i documenti che si devono fare a Napoli non te ne preoccupare, mi interesserò io. Parlerò col cavaliere Amato, dove c'ha un sacco di amicizie, mi spiegherà la cosa senza farmi perdere molto tempo. Ma perché stanno a fare questi documenti? Per le pubblicazioni. Ma tu mi vuoi scusare? Se Fiorella ha il piacere di entrare in quella famiglia, ci deve entrare con le carte in regola. Ah, perciò mi sposi? Obì, e nemmeno questa volta mi hai capito. Pure per questo.
Arrivo, non prendere più le pesche sciroppate perché le macchie non si toccano, sì, sì, eh? Sì, sì, mi raccomando. Va bene, va bene, stai tranquillo, farò il possibile, sì, per accontentarti. Te, affondò il volo. Ecco, sì. A che ora torno? Tardi, tardi, Maddalena. Le decorazioni cecoslovacche. Ah, già, già, hai ragione, hai ragione. Vedi come vanno, bene? Benissimo. A posto? Benissimo. Molto ciao, bene. Buonasera. Ah, Lipò, Lipò, se ti capita, vedi di portarmi due bignè col sambaione. A me mi piacciono tanto. Cercherò di accontentarti. Grazie, grazie. Io lo porto, cavo porto. Va bene. Io ti aspetto. Sì. Mannaggia, adesso mi dimenticavo le cose più importanti. Che è stato lì, no? Le saccocce, le saccocce. Quella non mai, quella su quella sono i ferri del mestiere, ma insomma come faccio senza questa roba? E lo sapete benissimo che non è possibile senza questa roba fare quello che devo fare io. E se capisci, chi c'ha da pensare? Giralo, 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 devono stare sotto le gote del fracca, aspettano poco, ah così, oi. Bene, camuffatelo bene, si vede niente. Sta bene. Beh, stanno tirato giù. Sta benissimo. Si vede niente. Va bene. Torna, Andrea. Ah, senti, Maddalena, ti volevo dire una cosa. Del nostro matrimonio non ne parlare con nessuno. Capito? Eppure tu lo sai. Ma di resto, che no, stamattina? No, senza che fai la distratta. Lo hai sentito tu. Non stavi nascosto da dire. Ma... E come al solito facevi la spia. O comunque, se non l'hai sentito, te lo dico io. Io mi sposo con Maddalena. Ma piace. Capito? Bravo. E non ne parlare a nessuno. Mm-hmm. È chiaro? Mm. Capito perché... Voglio fare un ricevimento strettamente familiare, tra di noi, capisci? Ma perché non vorrei che al nostro matrimonio avesse capitato qualche liborio e la mandi in spicci. Va, buona serata, buona serata. Mi raccomando, Fiorella, state accorta a Fiorella.